poi ovviamente il terzo blocco con le tre lezioni magistrali che dureranno circa 30 minuti ciascuna e saranno condotte da il professor Luigi Costantino, ordinario di diritto processuale civile presso l'Università di Roma 3, l'Università Roma 3, il magistrato consigliere Giacomo Ebner, ora in servizio presso il Dipartimento di Giustizia Minorile, e il professor Bernardo Giorgio Mattarella, professore ordinario di diritto amministrativo presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università Luis Guido Carli. Anche a voi, buongiorno e benvenuti. Infine, il quarto blocco, se così vogliamo chiamarlo, è una parte che sarà dedicata alle vostre domande. Le abbiamo immaginate alla fine proprio per permettere diciamo, di avere insieme i tre professori che potranno intervenire e rispondere ai vostri quesiti. Le domande potete nel tempo scriverle nella chat che avete sul vostro computer e la regia si occuperà di accorparle per tematiche e poi di proporle ai nostri relatori e quindi le vedremo in diretta assieme. Questi sono i quattro blocchi, saranno circa un 3 ore di incontro. Andiamo dunque a cominciare con i saluti istituzionali e invito il rettore dell'Università Roma 3, Luca Pietromarchi, a intervenire. Buongiorno, buongiorno a tutti. È per me un piacere, un grandissimo piacere portare il saluto a questa giornata inaugurale del progetto La Costituzione Aperta a Tutti, che negli anni ha visto un coinvolgimento sempre maggiore degli studenti liceali. Io ringrazio molto il Ministero dell'Istruzione per aver creduto e sostenuto sin dal primo momento questo progetto e naturalmente un particolare sentito grazie all'Istituto Einaudi che è diventato il principale partner di questo progetto, ma anche, come dire, uno dei migliori amici di Roma 3 e siamo molto fieri. I nostri incontri si incentrano dunque su parole, concetti chiave della Costituzione affinché possano avere il massimo di divulgazione. E lo facciamo con una formula originale che co vede il coinvolgimento dei maestri del diritto, chiamati appunto a illustrare questi concetti chiave della nostra carta fondamentale. Nelle prime due edizioni, questa in effetti è la terza edizione, la giornata si è tenuta presso il nostro Ateneo, con una grandissima partecipazione in aula magna di centinaia e centinaia di studenti. Naturalmente quest'anno è tutto diverso, ma non perdiamo né entusiasmo né calore. D'altra parte, l'entusiasmo e il calore, come dire, che si sprigionano in qualche modo dalle parole stesse che tratteremo, giustizia, libertà, onestà. E le tratteremo queste parole con tre relatori d'eccezione che ringrazio della loro presenza virtualmente a Roma 3, Giorgio Costantino, che è il nostro decano, il magistrato, il dottor Giacomo Ebner e il professor Mattarella, Bernardo Mattarella. Grazie della vostra presenza. Ora, negli anni passati abbiamo svolto, dunque, come dicevo, due edizioni analoghe e abbiamo raccolto, questa è una cosa di cui siamo particolarmente orgogliosi, il frutto di quelle lezioni le abbiamo pubblicate, cioè le abbiamo raccolte e pubblicate, per modo di dire, online, in un volume che si chiama appunto La Costituzione Aperta a Tutti, che è fruibile, gratuito, scaricare in qualsiasi momento proprio sulla pagina web Roma 3 Press. Tutti potrete vedere le altre parole che abbiamo trattato dunque gli anni scorsi. A me ancora di ringraziare particolarmente del grande lavoro svolto, dell'entusiasmo profuso in questa iniziativa Marco Ruotolo e Marta Caredda, ricordando una cosa molto particolare, che all'esito del ciclo di questa lezione, di queste lezioni sarà data agli studenti la possibilità di svolgere un test di preimmatricolazione ai corsi di laurea in giurisprudenza. In qualche modo, come dire, è un saggio di quello che, come dire, degli studi di giurisprudenza, ma anche di quello che a Roma 3 facciamo e sappiamo fare. È una novità importante che ci permetterà di verificare l'acquisizione delle conoscenze,
permettendo a ciascuno studente interessato di sapere già dal prossimo mese di maggio se possiede i requisiti necessari per l'accesso al corso di laurea, senza dover svolgere successivamente ulteriori prove. Una specie di, come dire, test sulla propria, come dire, personalità culturale per capire se c'è una vocazione agli studi giuridici. In tal caso, noi, come dire, spalanchiamo le nostre porte con molto piacere. Dunque, anche pensando naturalmente agli studenti che compiranno altre scelte, sono certo che questa esperienza rimarrà come fondamentale momento di maturazione della loro cultura costituzionale, importante per la crescita di ognuno di noi. Per queste ragioni, per mille altre ragioni, il mio più caloroso benvenuto a tutti a Roma 3 e ancora una volta grazie all'Istituto Einaudi. Grazie Rettore, grazie del suo intervento e del suo saluto. Passiamo adesso al professor Giovanni Serges, che è il direttore del Dipartimento di Giurisprudenza di Roma 3. Eccomi. Ecco, spero che mi vediate chiaramente. Sì. Eccomi qua. Avrei naturalmente, come tutti gli altri, preferito la moltitudine di presenze degli anni precedenti, la grande festa nell'Aula Magna, ma dobbiamo accontentarci di questa, che è comunque una riunione di grandi dimensioni. Anche io mi associo, come è evidente, ai ringraziamenti che ha fatto poc'anzi il Rettore all'Istituto Einaudi, al Ministero, ai colleghi che hanno organizzato, in particolare al professor Ruotolo, che è l'animatore di questa iniziativa. La Costituzione aperta a tutti. Qual è, a mio avviso, il senso di questa titolazione, almeno per oggi, in questa prospettiva? Da una parte è una possibilità di riflettere intorno ai problemi che sono in parte problemi del diritto costituzionale, ma del diritto in assoluto, e cioè di una disciplina che nelle scuole ha in realtà, almeno secondo i programmi ufficiali, un ruolo abbastanza marginale. Certo, oggi in alcune scuole il diritto fa parte della formazione, ma non ha mai occupato un ruolo particolarmente centrale. Insomma, la riflessione e il mondo del diritto sono in qualche modo, forse giustificatamente, discipline che fanno di contorno. Questo serve a far comprendere il ruolo, l'importanza, anche il fascino della materia giuridica. Dall'altro, il tema della Costituzione, che è la prima riflessione intorno al mondo del diritto, ha una caratteristica. La Costituzione è un documento semplice, è un documento ben scritto, al contrario della moltitudine di leggi che si susseguono con l'una dietro l'altra e che ci costringono a sforzi interpretativi enormi. La Costituzione, questo testo fondamentale, questa legge fondamentale della nostra Repubblica, è un testo ben scritto e inganna probabilmente la semplicità con la quale ci si può accostare. Ecco, ma dietro questa semplicità esiste una grande complessità. Io credo che questa riflessione condotta da autorevolissimi colleghi servirà soprattutto a far comprendere il fascino, l'interesse, il mistero che dietro le norme costituzionali si agita. Quali sono i diritti, quali sono i doveri, in che cosa consistono i diritti e in che cosa consistono i doveri? Bene, qual è l'organizzazione del potere, come la Costituzione è nata,
Ecco, queste sono, credo, alcune delle cose che gli studenti potranno sviluppare e accostarsi dunque ad una tematica che è di grande rilievo sia in assoluto come cittadini tout court, sia come studenti. Naturalmente, se poi qualcuno di loro scoprirà una passione per questo tipo di studi, tanto meglio, significa che abbiamo arricchito e aggiunto un valore in più a questa e li potremo così ospitare anche come studenti nella nostra università. Davvero un ringraziamento alle istituzioni, al Ministero, all'Istituto Einaudi che è il partner principale e a questo punto i saluti che appunto sono saluti istituzionali, devono essere brevi, si fermano qui e un augurio di buon lavoro a tutti. Grazie. Grazie professor Serges. E passiamo adesso la parola, anzi la linea, visto che siamo qui online, alla preside, alla dirigente scolastica dell'Istituto Luigi Einaudi di Roma, la professoressa Diana Guerani. Professoressa, se abbassa poco poco, preside poco poco il video, sì. La vediamo per bene, perché sennò perfetto. Sentite? Mi sentite? Adesso sì. Adesso sì. Mi sentite? La sentiamo, benissimo. Preside. Allora, buongiorno a tutti. Sarò brevissima, non voglio rubare spazio e tempo agli illustri relatori che daranno vita a questa giornata di apertura di un ciclo di lezioni che veramente ci rende orgogliosi. Come Istituto Einaudi siamo veramente orgogliosi di ospitare questa iniziativa che è frutto di una collaborazione fruttuosa, veramente sperimentale, innovativa, che avremmo voluto, pandemia permettendo, poter ospitare almeno nella giornata di inaugurazione presso la splendida sede storica dell'Istituto Einaudi. Purtroppo questo non è possibile oggi, ma ci auguriamo che nel corso del tempo, dipanandosi questo percorso lungo un ampio arco temporale, possiamo, almeno prima della conclusione del ciclo di lezioni, potervi ospitare in presenza. Perché questa collaborazione? È veramente un qualcosa di innovativo. La scuola e l'università, che di solito sono due canali indipendenti che poco comunicano, in questo caso hanno veramente messo in sinergia le loro competenze, le loro progettualità. Ne è venuto fuori un qualcosa di nuovo, di innovativo, che ci inorgoglisce, che ci riempie di gioia e che seguiremo con estrema attenzione. Mi auguro che tutti gli intervenuti, e so che siete tantissimi, scuole, docenti, studenti, dirigenti scolastici, possano apprezzare il frutto di tanto lavoro di questa collaborazione e che i ragazzi veramente pervengano a un senso di consapevolezza, di responsabilità dei principi fondamentali della nostra Costituzione. Già stamattina mi auguro che siano particolarmente interessanti le lezioni che verteranno sui valori fondamentali della giustizia, dell'onestà, della legalità. È importante che i ragazzi acquisiscano una consapevolezza critica, che meditino e facciano propri i valori fondanti della nostra Costituzione repubblicana, che unanimemente è ritenuta una delle più avanzate ed illuminate. Non mi resta che ringraziare il rettore, professor Pietro Marchi, il prorettore, il professor Serges, e il direttore del dipartimento, mi scuso, il professor Serges, e il prorettore, il professor Marco Ruotolo, che veramente ha collaborato proficuamente con noi, ha coordinato il progetto e ha portato avanti la pubblicazione importantissima che ricalcherà gli incontri che si dipaneranno nel corso dei mesi. Quindi ecco, ringrazio tutti voi, non rubo altro tempo e spero che veramente al termine di questo lungo percorso la Costituzione sia aperta a tutti. Grazie, buon lavoro.
Grazie Preside Guerani, come sempre concisa ed efficace. E passiamo adesso invece la parola al vicepreside dell'Istituto Luigi Einaudi, Marina Di Foggia, forza motrice straordinaria dell'Istituto, che nell'immaginare e predisporre questo progetto assieme a Roma 3, al professor Ruotolo di Roma 3, ha sempre puntato a mettere al centro lo studente a tutto tondo, perché è una delle principali sue declinazioni. Prego, professoressa. Buongiorno, grazie Luisa, ma soprattutto grazie a tutti i presenti, e in particolare fatemi ringraziare le studentesse e gli studenti che con questo progetto, come hai anticipato tu, sono stati messi al centro, sono veramente i protagonisti di uno spazio di cittadinanza attiva e responsabile che permette proprio ai giovani di partecipare attivamente, fattivamente alla vita pubblica. Il percorso progettuale vuole porre l'attenzione sull'aspetto coraggioso della nostra Carta Costituzionale, riscoprirne proprio tutti i rapporti straordinari tra i diritti e i doveri costituzionalmente garantiti e soprattutto l'attualità dei principi di responsabilità, di legalità, di solidarietà, che sono proprio i pilastri dell'educazione alla democrazia. La Costituzione aperta a tutti è un percorso esperienziale che è nato da una consolidata collaborazione tra il Dipartimento di Giurisprudenza di Roma 3, e un mio grazie, permettetemelo, va in maniera particolare al professor Ruotolo, al suo impegno, alla sua passione, alla sua inestimabile professionalità. Dicevo, va proprio grazie a questo rapporto che è nato questo progetto e che vede l'Istituto Einaudi impegnato ormai da sempre proprio a contrastare le disparità di genere, a ridurre le disuguaglianze, cercando di generare tra i banchi di scuola un futuro più giusto e possibile, direi, favorendo il pieno sviluppo di una persona e, come amo dire, dove nessuno resti indietro o escluso. Abbiamo messo al centro questo patrimonio costituzionale, custode di tutti, e ripeto, tutti i diritti umani, e la cittadina e il cittadino responsabile non può che essere uno strenuo sostenitore della pace e della tolleranza. Ecco ragazzi, benvenuti, siamo qui e abbiamo dei maestri del diritto eccezionali. Fate in modo che queste meravigliose lezioni diventino vita attiva. Grazie vicepreside Di Foggia, grazie del suo intervento e del suo saluto. E adesso, a conclusione di questo momento istituzionale, è l'intervento del dottor Paolo Sciascia, dirigente dell'ufficio terzo del Ministero dell'Istruzione, che appunto, come dicevamo all'inizio, fra le altre cose, sovrintende proprio i progetti di educazione trasversale e legalità. Prego. Grazie, mi sentite? Grazie. Allora, sì, io sono lusingato dei ringraziamenti che sono stati fatti al Ministero, ma insomma, ecco, sono io a ringraziare l'Università Roma 3, il Dipartimento di Giurisprudenza, l'Istituto Einaudi e i docenti e gli studenti che anche gli anni passati hanno collaborato a questo progetto. Devo dire, sono io a ringraziarvi perché siamo, ecco, il rettore ha parlato, il Ministero ha creduto e ha sostenuto il progetto, ma siamo noi orgogliosi di sostenere e di aver incoraggiato la realizzazione di un progetto che, insomma, negli anni è cresciuto, sappiamo essere apprezzato ed è realizzato, insomma, con una serietà e uno scrupolo davvero encomiabili. Insomma, ci siamo conosciuti con il professor Ruoto, la professoressa Careddi, ho avuto occasione di partecipare a una delle cerimonie conclusive gli anni scorsi, quindi ecco, è davvero per questa direzione, per il Dipartimento e per il Ministero che ha conoscenza
di questo, anche i vertici del Ministero sono a conoscenza di questo progetto, è un piacere averlo sostenuto e siamo disponibili a continuare a proseguire questo sostegno, a far crescere questo progetto se appunto sarà, ecco, una volontà anche degli organizzatori. E, vedete, questo è importante, è un progetto importante per gli studenti, per i temi trattati, come è stato, diciamo, sottolineato da chi mi ha preceduto, però vedete, è importante anche per il Ministero questo progetto, perché noi siamo in una fase di attuazione di quello che è stato previsto dalla legge 92 del 2019 sull'educazione civica. Ora, questa legge, come sapete, è stata la legge ha seguito un decreto ministeriale, il 35 del 2020, nel quale sono state diciamo, emanate le linee guida per l'attuazione di questa legge, però queste linee guida hanno bisogno di essere concretamente portate nelle scuole, attuate nelle scuole. Adesso siamo di fronte a un triennio dall'anno scolastico 2020-2021 al 2022-2023 di sperimentazione dell'educazione civica, e come Ministero siamo tenuti a monitorare, validare, controllare i progetti che perverranno le scuole. Quindi questo progetto è un aiuto anche per noi per capire come supportare le scuole e come introdurre l'educazione civica nel corretto binario per poter poi inserire questo insegnamento a pieno titolo nei programmi formativi. Quindi ecco, è un seguire questo progetto e verificarne i risultati, avere un confronto con chi l'ha svolto è un aiuto, ripeto, anche per il Ministero. Quindi, ecco, ribadisco il sostegno del Ministero e confido, insomma, in un contatto sempre più stretto con gli organizzatori. Ecco, ringrazio anche l'Istituto Einaudi che davvero ci supporta da un punto di vista organizzativo per un prossimo sviluppo, gli anni prossimi, sperando, ecco, ovviamente che, ma insomma, sperando, ecco, diciamo, speriamo per certo che poi si possa tornare a svolgere lezioni anche in presenza, senza lasciare questa modalità che comunque ci può aiutare a far crescere come numero di partecipanti e diciamo, a coinvolgere un maggior numero di istituti. Grazie, non tolgo altro tempo, grazie a tutti, grazie ai relatori che partecipano a questa giornata e buon lavoro. Grazie dottor Sciascia, molto bene. Io aggiungo una cosa, ci siamo tutti quanti, voi vi siete un pochino dispiaciuti di questa conferenza che stiamo tenendo online. Assolutamente abbiamo voglia di rivedere tutti gli studenti in presenza e di risentire quel calore che soltanto questo tipo di incontro riesce a dare, ma però siccome c'è sempre una parte positiva nel tutto, vorrei dire che in questo momento collegati da tutta Italia siete oltre 900, che è veramente un numero straordinario, e come diceva e suggeriva prima il dottor Sciascia, effettivamente poi c'è sempre una parte, qualcosa che torna e che fa sì che siamo tantissimi. Quindi bene, possiamo procedere, andiamo avanti con la presentazione del progetto. È diciamo il secondo modulo di questo nostro incontro di oggi, e quindi invito a prendere la parola il professor Marco Ruotolo, ordinario di diritto costituzionale e prorettore dell'Università Roma III, che ha la delega ai rapporti con le scuole. Prego. Grazie mille, e un saluto affettuoso e caloroso a tutti gli studenti e colleghi che poi prenderanno la parola. Il mio compito è di presentare molto rapidamente questo progetto, le novità che ne caratterizzano la terza edizione di questo progetto, alcune delle quali sono state ricordate. La prima novità è la collaborazione con l'Istituto Einaudi, che abbiamo scelto come partner principale, anzitutto per l'entusiasmo e anche per la professionalità, ovviamente, delle loro docenti, mostrata questa professionalità e questo entusiasmo nelle precedenti edizioni. L'altra novità è il fatto che questo corso vale da quest'anno come PCTO, un tempo si sarebbe detto alternanza scuola-lavoro, e come è stato ricordato dal Rettore, consentirà agli studenti che lo vorranno di partecipare ad un test conclusivo ai fini della eventuale preimmatricolazione ai corsi di laurea in giurisprudenza.
Però di là da queste novità il nucleo essenziale resta quello che abbiamo pensato sin dall'inizio, sin dalla prima edizione. La nostra ambizione è quella di diffondere la cultura costituzionale tra i giovani, di dare il nostro contributo allo sviluppo dell'educazione civica nelle scuole. Devo dire, mi piace ribadirlo, che il Ministero dell'Istruzione ha subito compreso il senso profondo della nostra iniziativa e l'ha sostenuta sin dalla prima edizione, specialmente con la dottoressa Boda e con il dottor Sciascia. Io dico sempre, sono importanti le istituzioni, ma se non si trovano le persone giuste con le quali interloquire, tutto diventa difficile. Un grazie dunque, un grazie sincero a Giovanna Boda e a Paolo Sciascia per aver reso meno difficile un'iniziativa alla quale teniamo davvero tanto. Di quanto sin qui fatto abbiamo, anche questo è stato ricordato, lasciato una traccia tangibile in un volumetto che si intitola La Costituzione aperta a tutti, come questo ciclo di lezioni, volumetto disponibile online che può essere scaricato gratuitamente sul sito roma3press.uniroma3.it o anche, lo dico ai ragazzi, passando per Google e scrivendo La Costituzione aperta a tutti, seconda edizione, potranno appunto scaricare questo volumetto, che ritengo possa essere un utile ausilio per i docenti e uno strumento di studio ai fini dell'apprendimento dell'educazione civica. Faremo lo stesso all'esito di questa terza edizione, nel senso che ci sarà una terza edizione di questo volumetto online. E il volume segue l'ordine del programma che abbiamo offerto anche quest'anno. Prime lezioni su specifiche parole chiave tenute da importanti esponenti della cultura giuridica e poi approfondimenti tematici svolti da studiosi più giovani, studiosi che si sono formati all'Università Roma Tre. Così sarà anche quest'anno, seguendo una formula che è stata, mi pare di poter dire, di successo, cioè affiancare a lezioni magistrali incontri tematici svolti da studenti più giovani, aperti alla discussione con gli studenti, una discussione che è senz'altro favorita dalla riduzione del gap generazionale tra discente e docente. Bene, oggi assisterete alla prima parte del nostro progetto, alle lezioni sulle parole chiave, che avranno un appendice in un prossimo incontro, l'8 febbraio, un incontro con Piero Gaeta, insigne magistrato, che si occuperà della parola ambiente. Nelle precedenti edizioni le parole chiave sono state cultura, legalità, memoria, rappresentanza, rispetto, parole che sono state affidate rispettivamente a Lorenza Carlassare, Luigi Ferraioli, Giovanni Maria Flick, Valerio Nida, Marta Cartabia. Bene, oggi aggiungiamo giustizia, libertà e onestà. Parole affidate a Giorgio Costantino, decano del nostro Dipartimento di Giurisprudenza, Giacomo Ebner, magistrato abituato a parlare con i giovani, spesso impegnato in progetti che hanno visto coinvolte le scuole, e Bernardo Giorgio Mattarella, illustre amministrativista e autore, tra l'altro, del bel libro Le regole dell'onestà. Tre grandi giuristi, tre amici, che ho conosciuto in tempi e contesti diversi. Giorgio, dal mio arrivo a Roma 3, già era la colonna portante del nostro Dipartimento, giurista finissimo, pronto alla battuta fulminante, empatico per natura. Giacomo partecipe alle riunioni promosse dall'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio per la diffusione della legalità, questa è stata l'occasione della nostra conoscenza, e con Giacomo sono andato subito in sintonia anche per la comune fede calcistica che entrambi non siamo capaci di nascondere nonostante talune sofferenze. Bernardo, che conosco sin dalla fine degli studi universitari e che mi fa tornare alla mente il bel periodo dell'inizio dell'attività accademica, accompagnato anche dalla frequenza di un corso di tedesco giuridico, durante la quale, più che il tedesco, ho scoperto il lato ironico e autoironico, devo dire molto siciliano, di uno dei colleghi più seri che abbia mai conosciuto. Questo per dirvi che, a mio giudizio, oggi abbiamo un parterre adatto a iniziare un percorso con i giovani studenti, non solo per le indiscusse competenze dei tre relatori, ma anche per il loro tratto umano. Ai loro interventi seguiranno nelle prossime giornate, come da programma che abbiamo pubblicato da tempo online, gli interventi di studiosi più giovani, preceduti, come detto, dall'appendice sull'ambiente di Piero Gaeta. Ma di questo vi parlerà ora, tra poco, brevemente, Marta Caredda, che con me condivide questo progetto. A me non resta che ringraziare i relatori, il Ministero dell'Istruzione, l'Istituto Einaudi, la giornalista Luisa Arezzo, che ha accettato di moderare l'incontro, l'EIS per il supporto tecnico, e permettetemi di dire un particolare ringraziamento desidero rivolgere al rettore, al direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, perché attraverso loro il mio ringraziamento giunga all'Ateneo Roma 3 e al mio Dipartimento, che mi ha dato la possibilità e la libertà di promuovere questa bella iniziativa.
Un grande e caloroso benvenuto a tutti e davvero grazie. Grazie, grazie professor Ruotolo. E adesso la parola alla dottoressa Marta Caredda, che appunto segue questo progetto insieme al professore ed è assegnista di ricerca in diritto costituzionale presso Roma 3. Buongiorno, mi sentite? Luisa, mi senti? Benissimo, forte e chiaro. Allora, buongiorno a tutti e a tutte. Mi riallaccio per fare una brevissima presentazione alle parole del professor Ruotolo, una breve presentazione di questo progetto che appunto giunge alla sua terza edizione, quindi testimonianza del suo successo, ma che al contempo è un progetto sempre nuovo. Quest'anno abbiamo sentito le tante caratteristiche di novità nella migliore rete appunto con le scuole, nonché appunto l'arricchimento del programma, perché appunto la situazione di emergenza sanitaria che ci ha costretto a frequentare in modo così diverso sia le scuole che le università, diciamo, ci ha indotto a una risposta che è stata quella di organizzare molti più incontri di studio, sebbene con una modalità diversa e da noi prima poco conosciuta. Come è già stato detto, il progetto diciamo, si sviluppa su queste due linee direttrici. Da un lato raccogliere l'insegnamento dei maestri, che è sempre imprescindibile, dall'altro lato appunto confrontarsi studenti delle scuole con studiosi o docenti della materia diritto costituzionale più giovani. Io è su questo che vorrei brevemente soffermarmi, nel senso che ci siamo resi conto nelle scorse edizioni che poteva essere particolarmente efficace anche il contributo di studiosi più giovani della materia, perché questo ha consentito un contesto più informale negli incontri di studio, che ha favorito una partecipazione più attiva degli studenti e delle studentesse, quindi domande più frequenti, sicuramente anche perché l'approfondimento tematico va su un tema molto più specifico rispetto a concetti che molto spesso sono ampi di per sé, e per cui l'approfondimento consente di parlare anche di esperienze quotidiane in cui appunto viene fuori quella che è l'attualità dei temi che si affrontano astrattamente ma che poi hanno la declinazione appunto concreta e quotidiana. Mi si consenta brevissimamente anche una nota personale per me, ma anche per i colleghi che con me hanno lavorato alle prime edizioni del progetto e che appunto vedono le lezioni nel volumetto che è stato prima citato. Ecco, per noi è proprio importante questo scambio con gli studenti, perché riusciamo a condividere ciò che nel percorso di studio accademico, diciamo, ciò su cui riflettiamo, ed è un'esperienza bella ed importante per noi, così come speriamo che possa essere importante come integrazione del bagaglio culturale della platea con cui dialoghiamo. Allora, per questa terza edizione, come è stato anticipato, abbiamo tre lezioni inaugurali di maestri, di autorevoli professori e giuristi a cui stiamo per assistere, e dopo la altrettanto fondamentale lezione sul tema ambiente del presidente Gaeta, docenti, professori più giovani del Dipartimento di Giurisprudenza di Roma 3 si sono impegnati per organizzare incontri sui temi solidarietà e salute, libertà ed eguaglianza, libertà di manifestazione del pensiero, libertà e responsabilità, diritto di asilo e condizione giuridica dello straniero, pena e risocializzazione, lavoro e Repubblica Democratica, la determinazione della politica nazionale, quindi governo, Parlamento, le istituzioni di garanzia e poi a chiusura Europa e diritti. Ecco, come diceva anche il professor Ruotolo, e qui vi saluto e vi ringrazio, noi vorremmo contribuire alla diffusione dell'educazione civica nelle scuole, con il contributo che c'è possibile dare, proprio perché siamo convinti che l'educazione civica si cominci ad acquisire proprio sui banchi di scuola, si sperimenti poi nella vita quotidiana e si consolidi magari negli studi e nella formazione successiva. Vi ringrazio e buona giornata a tutti.
Grazie, grazie dottoressa Caretta. Bene, abbiamo concluso questa prima parte e adesso cominciamo finalmente questo viaggio nel quale vi stiamo accompagnando, nel quale vi abbiamo invitato. E questo viaggio nel diritto e nella Costituzione sotto la guida di tre maestri. Tre, come abbiamo visto, le parole chiave che sono giustizia, libertà e onestà. Iniziamo con giustizia, una parola quanto mai attuale non soltanto in Italia ma a livello planetario. La declinerà il professor Giorgio Costantino per me una minima digressione, che è professore ordinario di diritto processuale civile, come abbiamo detto, presso l'Università Roma III, decano del Dipartimento di Giurisprudenza, docente universitario dal 1980, avvocato, componente di comitati di direzione scientifici di molte riviste di diritto processuale, promotore da diversi anni dei dialoghi sulla giustizia civile, iniziativa che appunto è svolta in collaborazione con il Dipartimento di Giurisprudenza di Roma III e la Suprema Corte di Cassazione. I temi legati alla giustizia hanno costituito il centro del suo lungo percorso di docente e hanno occupato una larga parte della sua ampia produzione scientifica. Ascoltiamolo, professore Costantino è in diretta. Buongiorno, buongiorno. Grazie. E innanzitutto un ringraziamento per il coinvolgimento in questo meraviglioso progetto e devo manifestare la mia emozione di parlare a chi si approccia al diritto e non a, a tecnici. E parlare della giustizia nella Costituzione aperta a tutti, diciamolo subito, non significa indicare cosa è giusto e cosa non è giusto, cosa ciascuno di noi possa ritenere giusto o ingiusto. Significa andare a individuare invece quelli che possono essere gli strumenti per realizzare quelle che Marco Ruotolo ha indicato come parole chiave: libertà, salute, uguaglianza. Perché in un diverso contesto giuridico potremmo dire che il tema che sono stato invitato a trattare equivale a quello alla domanda quanto bene mi vuoi, si risponde quanto te ne dimostro, perché è assolutamente irrilevante quello che ciascuno possa pensare, è importante invece ciò che si riesce in concreto a dimostrare. Allora, uguaglianza, rispetto, onestà, salute, tutte queste altre cose, dobbiamo andare a vedere come possono essere effettive e non soltanto enunciazioni o slogan di principio. Questo è il modo, a mio avviso, di affrontare il tema della giustizia. E la prima domanda alla quale occorre rispondere è: che succede se non? Che succede se non? Che succede se non sono rispettate le parole chiave? Ed allora pensiamo alla situazione di Robinson Crusoe sull'isola deserta. Fino a quando stava solo non c'era alcun problema giuridico. Quando arriva venerdì si pone qualche problema di convivenza. Se Robinson e Venerdì sono d'accordo su ogni cosa, su qualunque cosa, non c'è problema. Ma se sorge un conflitto, se uno dei due si vuole appropriare del frutto che l'altro ha raccolto, del pesce che l'altro ha pescato, sorge un conflitto. E questo conflitto va regolato. Può essere regolato con la forza. Robinson e Venerdì possono lottare e chi vince si appropria dei frutti che l'altro ha raccolto, del pesce che l'altro ha pescato. Ma la risoluzione dei conflitti in base alla forza può essere una giustificazione che si dà ex post, come ha detto un filosofo di qualche secolo fa. La giustizia è forza, non potendosi fare che ciò che è giusto sia forte, si è fatto che ciò che è forte sia giusto. Ma questo non solo ci ripugna, ma in una società complessa non ne consente il funzionamento. Ed allora bisogna andare a individuare quelli che sono gli strumenti per la effettiva realizzazione della giustizia. Ed in particolare tre profili. Uno,
la possibilità di agire per far valere quelli che ciascuno ritiene essere i propri diritti. In secondo luogo, il diritto di azione, cioè la possibilità di far valere la propria difesa e di influire sul convincimento del giudice. In terzo luogo, vedere chi sono i giudici, cioè quelle che sono le garanzie della magistratura. Ed allora, andando in questo percorso, dobbiamo prendere atto che l'idea che ciascuno possa agire in giudizio per la tutela di quelli che ritiene i propri diritti e che debba godere della difesa come diritto inviolabile sono affermazioni che si perdono e risalgono nella notte dei tempi. Basti la Costituzione stabilisce che tutti possono agire in giudizio e possono agire sempre anche nei confronti della pubblica amministrazione, quindi anche nei confronti del potere esecutivo, e che la difesa è un diritto inviolabile. Per comprendere tuttavia il significato di queste disposizioni costituzionali nell'ambito della Carta fondamentale della Repubblica, occorre andare a fare un passo indietro, vedere la memoria. E in fondo, già oltre 1000 anni fa, Pericle ad Atene diceva le stesse cose, le diceva così bene. Potete ricordare la lettura che ne hanno fatto Paolo Rossi e Michele Placido, li trovate su YouTube, in TV, queste affermazioni. Che tutti ad Atene facciamo così, diamo giustizia e difesa a tutti quanti, rispettiamo i diritti. In fondo è stato anche ricordato nell'ambito di altre parole chiave che Cicerone diceva che dobbiamo essere servi delle leggi per essere liberi. E nella Magna Carta del 1215 si afferma che nulli negabimus justitiam, a nessuno sarà negata la giustizia. È stato messo in evidenza da un grande storico, Luciano Canfora, i limiti del discorso di Pericle. Ad Atene, ha rilevato poi Umberto Eco, ci stavano circa 100.000 schiavi, che non erano prigionieri di guerra. Erano ateniesi che non erano riusciti a pagare i loro debiti. E ricordiamo che San Paolo, quando viene arrestato, la prima cosa che dice: civis romanus sum, perché le garanzie della difesa erano riservate ai cittadini romani. E il nulli negabimus justitiam della Magna Carta aveva un significato diverso in un sistema feudale, dove la tutela dell'individuo non era come individuo, ma era determinata dall'appartenenza ad una organizzazione. Essere vassallo, valvassore, valvassino di qualcuno, e soltanto in questo modo uno aveva esistenza. Questo contesto emerge dalle rivoluzioni di 200 anni fa, dove si afferma l'individuo. Però, anche in relazione a quelle, dobbiamo fare un'altra considerazione, perché l'individuo si libera dei vincoli di soggezione personale di origine feudale, ed allora c'ha il diritto. E no, non ha il diritto di fare tutto. Ancora oggi noi scontiamo il valore ideologico dell'affermazione per la quale la titolarità di un diritto assoluto consente di esercitare tutti i poteri e facoltà connessi a quel diritto. Non è vero, è bugia, non è così. Perché se io ho il diritto alla salute, non posso andare a strappare l'occhio, il fegato, il rene di un altro per tutelare il mio diritto alla vita. Non lo posso fare. Ho il diritto di manifestare liberamente il mio pensiero, ma non posso andare in giro ad ingiuriare il prossimo. Se sono proprietario di un bastone, non posso usarlo per percuotere il cranio del prossimo.
in relazione a ciascun diritto, il discorso serio è quello di andare a vedere il suo contenuto, cosa che gli studi giuridici hanno messo in evidenza già da 100 anni, però ancora oggi diciamo diritti assoluti, ma i diritti non sono le voglie individuali, non sono i desideri di ciascuno. I diritti sono con il potere di esercitare interessi meritevoli di tutela, ed in riferimento alla classificazione dei diritti che emerge la domanda cosa è giusto e cosa non è giusto, quali sono i diritti, non le voglie individuali, i desideri, ma quelli che la legge considera meritevoli di tutela. E allora, in relazione a questi, dobbiamo anche smontare quella che è l'illusione che ci arriva da 200 anni fa. Essere titolare di un diritto non significa avere la possibilità di realizzarlo se non vi sia la cooperazione degli altri consociati. Robinson non può mangiarsi il frutto che ha raccolto, il pesce che ha pescato, se glielo impedisce Venerdì. Devono litigare, devono stabilire insieme quello che è il modo di regolare il conflitto. Un lavoratore licenziato non può riprendersi da solo il posto di lavoro. Un chi è esposto a esalazioni contrarie alla salute non può eliminarle. Ed allora ci devono essere strumenti mediante i quali far sì che il diritto, l'interesse meritevole di tutela, possa effettivamente essere realizzato. Ed allora, d'altro canto, l'affermazione di un diritto non significa che quel diritto esista. Occorre vedere quali sono le ragioni che un'altra parte ha per negare l'esistenza di quel diritto, ovvero contestarne l'esercizio. In questo contesto, l'affermazione che tutti possono agire, tutti, cittadini e non cittadini, senza alcuna distinzione di sesso, razza, opinioni politiche, religione, tutto, tutti. Tutti hanno il potere di agire in giudizio, di rivolgersi a un giudice per dire: questo diritto che io ritengo esistente, esiste veramente? C'è qualcuno che me ne impedisce l'esercizio? E d'altro canto, la difesa è diritto inviolabile. Colui contro il quale è esercitato il diritto deve avere eguali possibilità di influire sul convincimento del giudice. Questa è una cosa importante, perché non c'è stato mai nella storia dell'umanità un momento nel quale tutti possono agire in giudizio e trovare un giudice che gli riconosca l'esistenza o l'inesistenza di quel diritto. In questo contesto oggi, cioè leggendo gli articoli 24 e 113 della Costituzione, in relazione a quelle che sono i valori di cui alle altre parole chiave, noi possiamo dire che non vi è stato mai nella storia dell'umanità un momento più bello di questo. Questo ci può dare orgoglio e gratitudine per le generazioni precedenti che ci hanno dato questi valori. Può generare sconforto per le contraddizioni, alcune delle quali mi riservo di indicare ora, però può a tutti quelli che stanno seguendo, i ragazzi delle scuole, per la realizzazione di questo progetto, stimolare l'impegno affinché quei valori siano effettivamente realizzati e si possa dire che ti amo quanto te ne dimostro, cioè perché uguaglianza, legalità, libertà, salute siano valori effettivi. Perché nell'attuale sistema, anche se la legge mi nega queste possibilità, io posso reagire, posso andare alla Corte Costituzionale, posso andare alla Corte di Strasburgo, la Corte dei diritti umani, posso andare alla Corte Europea. Il mugnaio di Sanssouci diceva: ci staranno i giudici a Berlino, qua ci stanno a Roma, a Strasburgo e a Lussemburgo. Quindi una risposta riusciamo a trovarle comunque. Qui
Non abbiamo bisogno di ricordare l'appello di Antigone alle leggi non scritte e la rivincita di Creonte. Le leggi ce le abbiamo e abbiamo il dovere di applicarle. Allora, detto questo, vediamo anche l'azione penale, perché se l'azione civile per la tutela dei diritti si fa valere in questo modo, l'azione penale è riservata al pubblico ministero e nella Costituzione della Repubblica Italiana l'esercizio dell'azione penale è una prerogativa costituzionale, cioè il pubblico ministero, quando chiede l'applicazione di una sanzione penale nei confronti di qualcuno, esercita un potere pari a quello del Presidente della Repubblica, del Parlamento, del Governo. Nessuno gli può negare l'esercizio di questo potere. E qui però si apre un problema, perché è vero che l'esercizio dell'azione penale è una prerogativa costituzionale che non può essere limitata, o è la Procura della Repubblica può contestare le limitazioni che sono attribuite, però è necessario che sia valutato il fondamento dell'azione penale, perché se un'azione penale viene esercitata in mancanza di un effettivo fondamento, cioè non è destinata alla condanna dell'imputato, finisce con l'ingolfare il sistema giustizia, con attrarre risorse che potrebbero essere dedicate invece alla tutela dei diritti e alla punizione di quelli che sono effettivamente colpevoli, e non invece a girare a vuoto. Questo è delle contraddizioni, dei temi oggetto di particolare attenzione in questo momento e in questo proposito. Un pentito tanto tempo fa che il maggior favore che si fa alla criminalità organizzata è l'inefficienza del sistema giudiziario, perché chi ritiene di aver subito un torto cerca qualcuno che possa soddisfarlo, e se lo Stato non è in grado di realizzare questo, si finisce col rivolgersi alle organizzazioni criminali, che in questo modo trovano consenso. Si mette in moto un circolo vizioso, perché lo sviluppo dell'organizzazione criminale richiede un impiego di risorse per la giustizia penale, che vengono sottratte alla giustizia civile, e quindi questo favorisce la realizzazione dei torti. Questo è un problema grave, del quale avete notizia anche dalla TV e dai media, che si discute spesso. La giustizia costa. Scriveva tanto tempo fa che è ingiusto che chi vuole reagire ad un torto debba presentarsi dal giudice con le mani piene d'oro per sbramarne le curiali avidità. Questa è una cosa che si scriveva 200 anni fa già. E però la giustizia costa. L'esercizio dell'azione penale o dell'azione per il danno erariale, e la paghiamo tutti, perché sono funzionari pubblici che la esercitano. La Costituzione stabilisce che per l'esercizio dell'azione civile occorre predisporre strumenti perché vi possano accedere anche i non abbienti. E però qui vi sono una serie di questioni, ancora contraddizioni. In primo luogo, oltre ai profili di reddito, chi vuole giustizia deve dimostrare che l'iniziativa potrebbe avere un qualche fondamento. Quindi i ricchi possono iniziare processi anche manifestamente infondati o assolutamente pretestuosi, i poveri invece devono dimostrare che in fondo qualche ragione ce l'hanno, perché se no non possono accedere al patrocinio a spese dello Stato. Inoltre, la crisi economica, non soltanto quella che stiamo vivendo in questo momento, ma quella dalla quale stavamo fortunosamente uscendo prima che arrivasse la pandemia, ha sollevato
sollecitato ad eliminare alcune esenzioni del pagamento del contributo unificato previste per alcune categorie, in particolare in materia di lavoro e per l'opposizione alle sanzioni amministrative, le multe, se non abbiamo, siamo passati col rosso e abbiamo ceduto la velocità. Questo che cosa significa? Ora, per quanto riguarda i conflitti di lavoro, il datore di lavoro ha diverse possibilità di spalmare i costi della giustizia. Può indicarli come costi dell'attività di impresa a fini fiscali, oppure può aumentare il prezzo dei prodotti o dei servizi. Il lavoratore no. Se un lavoratore viene licenziato, ha perduto ogni possibilità di reddito e se non c'ha i soldi per anticipare le spese necessarie al giudizio, questo crea non secondari problemi. E se il valore della multa è obiettivamente ridotto e devo pagare una somma più o meno pari per contestarne il fondamento, perché l'ha sbagliata la targa, allora, casomai, accetto di subire il torto per non espormi al pagamento. E qui, non solo quello che dicevo prima, che scriveva Pisanelli 200 anni fa, ma anche Geremia Bentham, oltre 200 anni fa, si poneva il problema dei costi della giustizia e la questione è stata ripresa da un autorevole collega spagnolo che ha riaperto in Europa il dibattito sui costi della giustizia. Allora, azione. Azione civile, azione penale, costi. Diritto alla difesa come diritto inviolabile. Nell'ambito il rapporto fra diritto di azione e diritto di difesa si realizza nell'ambito del processo e qui entrano in gioco una serie di problemi tecnici. Ora, il menù fisso della tutela giurisdizionale consiste, uno, nella previsione di processi diretti all'accertamento dell'esistenza o dell'inesistenza del diritto, dell'esistenza o dell'inesistenza del reato. Due, delle tecniche processuali dirette ad anticipare gli effetti della decisione finale quando il tempo necessario all'accertamento potrebbe essere fonte di pregiudizio. 3. Strumenti per la realizzazione coattiva del provvedimento giudiziale. Questi è il menu fisso ai quali si può aggiungere la possibilità, la previsione dell'arbitrato. Come potete andare ad una scuola privata invece che alla scuola pubblica, così deve essere garantito il diritto di ciascuno a rivolgersi a giudici privati. Attenzione però. L'arbitrato non può mai essere imposto dalla legge perché questo significherebbe negare l'accesso alla giustizia. Deve essere garantita la possibilità nelle materie lasciate alla libera disponibilità delle parti, come ciascuno può scegliere di andare ad una scuola privata o andare in una clinica privata, ma non gli può essere negato, imposto l'obbligo. Di andare lì perché questo significherebbe negargli il diritto all'istruzione o il diritto alla salute. È lo stesso meccanismo che noi troviamo per quanto riguarda la giustizia. Se andiamo a vedere però poi il buffet a disposizione degli utenti per quanto riguarda la tutela giurisdizionale, prendiamo atto che questo buffet è enorme, variegato. Ci sono tanti, tanti strumenti e questo impone all'interprete, all'operatore, allo studente che si deve studiare tanti processi, non uno, una serie di problemi. E perché ci stanno questi? Si possono dare delle ragioni oggettive di giustificazione di questo, però
però vi sono anche ragioni di scelta politica sulle quali è opportuno richiamare l'attenzione. Noi abbiamo avuto strumenti più rapidi e più semplici della tutela della proprietà e del possesso dalla esperienza romanistica. In una società agricola è normale che si pensasse prevalentemente a quello. Gli strumenti più efficaci, le corsie preferenziali per la tutela del credito, sono state sviluppate dai finanzieri del Rinascimento, che finanziavano tutta l'Europa e pure le guerre dell'imperatore Carlo V, per ottenere una tutela più rapida. Pensate che nel 1927 è stato introdotto un processo speciale per i venditori di automobili. Si sviluppava l'industria automobilistica, dobbiamo fare in modo che chi vende le automobili abbia maggiore tutela per ottenerne il prezzo. Più tardi è stato inventato un processo per la tutela dei finanziatori dei prosciutti a denominazione di origine le automobili, ed esiste il pubblico registro dei prosciutti come il pubblico registro automobilistico. La ragione è che si erano aperte le frontiere americane alla importazione dei prosciutti italiani e quindi quelli avevano bisogno di soldi, le banche dicevano come facciamo a garantirli, allora ti dite ecco lo strumento. E allora questo perché? E qui è stato messo in evidenza che in una società pluralista, in una società complessa, e ci sono interessi che si fanno valere. E allora l'invenzione periodica è quella, mo ti do un processo più veloce, così che si ingolfano le corsie preferenziali, perché se tutto vanno nella corsia preferenziale, poi la strada principale viene scarsamente usata. E questo inevitabilmente incide, vuoi con il principio di uguaglianza, vuoi orienta la prevalente attenzione di quelli come me che si occupano del processo civile sulla tecnica. E qui potete ricordare la storia del film Il ponte sul fiume Kwai, dove un ufficiale inglese prigioniero dei giapponesi prima si rifiuta di collaborare alla costruzione di un ponte perché gli ufficiali non possono eseguire lavori manuali, poi come ingegnere si convince a fare il progetto per la costruzione del ponte. Il ponte per il nemico, il ponte per i giapponesi dei quali era prigioniero. Così che alla fine del film, quando arriva una pattuglia di guastatori per far saltare il ponte, lui cerca di difendere perché si era innamorato della tecnica e viene ucciso dai suoi compagni. Ora studiare il processo è tecnica. Se si vuole costruire un ponte bisogna saperlo fare, ma bisogna anche chiedersi perché quel ponte viene costruito. E allora la prevalente attenzione sui profili tecnici fa sì che il processualista sia personaggio noioso, fastidioso, rompiscatole, però proprio attraverso la banale tecnica del funzionamento del processo occorre far passare la tutela dei diritti e l'affermazione effettiva dei valori fondanti la Repubblica. I processi finiscono con provvedimenti, ma questi provvedimenti sono sottratti alle regole giusto o sbagliato. Si parla molto della digitalizzazione, della giustizia robotica, e alla fine del discorso ci sta sempre un giudizio di valore che non può che essere espresso e deve persuadere, e quindi un'altra garanzia fondamentale della Costituzione è la motivazione. Mi devi dire perché ho vinto e perché ho perduto. Possiamo collegare questa previsione a quanto nello stesso periodo in cui Pericle faceva quel discorso bellissimo, affascinante, che si è dimostrato essere poi privo di fondamento oggettivo, qua in questa città Appio Claudio faceva pubblicare le leggi delle 12 tavole nel foro. Perché? Il giudizio, il processo, le leggi non dovevano essere un mistero per sacerdoti.
Io devo sapere perché e devo avere la possibilità di criticare le norme e le leggi. Posso sbagliare, ma questo fa parte del gioco normale, della libertà. E allora, se i giudici possono sbagliare, è necessaria la previsione delle impugnazioni. La Costituzione non prevede la garanzia del doppio grado di giurisdizione, ma ha affidato alla Corte di Cassazione, quel palazzo che sta a Piazza Cavour, il dovere, il potere del controllo di legalità sui provvedimenti giurisdizionali. Ed ancor prima che entrasse in vigore la Corte Costituzionale, la Corte di Cassazione ha detto: io voglio sindacare la legalità di tutti, non solo delle sentenze, come dice la parola della Costituzione, perché tu legislatore non mi puoi fregare attribuendo la forma dell'ordinanza o del decreto, o chiamarlo in altro modo, la decisione del giudice. Ogni provvedimento che incide su diritti e non è altrimenti impugnabile è sentenza, ed io Cassazione devo sindacare se quel provvedimento è o no conforme alla legge. Quei poveretti dei giudici che stanno a Piazza Cavour stanno in questo momento particolarmente nelle peste. Lo sentiremo venerdì nella relazione del primo magistrato della Repubblica, che indicherà quelli che sono una Corte Suprema che produce in materia civile quasi 40.000 sentenze all'anno a qualche difficoltà. E abbiamo sentito dalla dottoressa Caredda che si parlerà della protezione internazionale. Ho qualche altro minuto, è passata mezz'ora che sto parlando. Professore, sì, proprio 3-4 minuti, diciamo, se per lei va bene, poi dopo concludiamo con lei. Avevo messo il timer, sì, la ringrazio. Ha sentito. Allora, altro profilo. La Costituzione indica una contraddizione. La sovranità appartiene al popolo. I giudici pronunciano i provvedimenti in nome del popolo, quindi sovranità, ma i giudici sono soggetti soltanto alla legge. E questo è il problema della giurisdizione, il rapporto fra esercizio del potere, perché poi sono i giudici che interpretano la legge, la soggezione alla legge e l'esercizio di sovranità. Questo è un problema particolarmente delicato, però viviamo nel più bello dei mondi possibili e viviamo nel posto più bello del mondo, perché la Corte Costituzionale ha affermato qualche tempo fa, in relazione ai crimini di guerra della Germania durante l'ultima guerra, che di fronte alla dignità dell'uomo non ci sta immunità degli stati, non ci sta sovranità degli stati, non ci sta niente, perché i diritti umani prevalgono su ogni attività di questa specie. Ultimo profilo è ancora il modo di affrontare questi problemi. Anche questa è una questione che in questo periodo ingombra o riempie i media e le notizie. Il governo della magistratura. La Costituzione prevede l'organo di autogoverno che si occupa della carriera, della progressione di carriera dei magistrati, e prevede anche che i servizi della giustizia sono affidati al Ministero, quindi potere esecutivo e potere giudiziario si occupano insieme del governo della giustizia. È vero, i giudici sono inamovibili, sono selezionati per concorso, hanno una serie di garanzie che ne garantiscono l'autonomia e l'indipendenza, però se non ci sta qualcuno che gli compra la carta, il toner, che non gli metti a disposizione i computer che li fa funzionare per fare le udienze da remoto, questo no. Se non si organizzano le risorse in modo
ragionevole. Allora, se Ministero e Consiglio Superiore vanno insieme d'accordo, si vogliono bene, le cose più o meno funzionano. Se non si vogliono bene, le cose funzionano meno. E la questione oggetto di attenzione in questo periodo è quella relativa alla nomina dei dirigenti. È un problema politico, perché, caspita, il dirigente di ufficio è quello che si occupa di tante cose e va a finire che può orientare il funzionamento del servizio giustizia. Ma anche in riferimento a questo tema, mi sembra che l'approccio corretto e ragionevole sia quello di garantire la trasparenza affinché la nomina dei dirigenti non sia frutto di mercimonio, ma sia una scelta che può essere o non può essere condivisa, perché occuparsi della giustizia ancora una volta non significa dire cosa è giusto e cosa è sbagliato, ma garantire quelli che sono gli strumenti per la realizzazione, in questo caso, della efficienza degli uffici o per garantire quelli che sono i valori fondamentali della carta base della Repubblica Italiana. È una sfida. È una sfida che, come dicevo prima, non richiede chiamo le leggi non scritte, ma richiede l'attuazione delle regole e dei principi. Ed è già scritti, vuoi nella Costituzione della Repubblica Italiana, vuoi nella Carta fondamentale dell'Unione Europea, vuoi nella Convenzione dei diritti dell'uomo. È una sfida alla quale sono invitati coloro che vorranno occuparsi di diritto. Vi ringrazio. Eccoci qui, grazie professor Costantino, grazie per aver illuminato ed approfondito la parola giustizia ai nostri ragazzi. Le leggi le abbiamo e abbiamo il dovere di applicarle, ci ha detto, e viviamo in un paese che consente di farlo, ci sono gli strumenti di azione e di controllo predisposti, ovviamente la conoscenza è necessaria quanto mai, altrimenti si brancola nel buio. Prima però di passare alla seconda parola, cioè libertà, che sarà declinata da Giacomo Ebner, io lascio un attimo di pausa per un breve video che ha creato l'Istituto Luigi Einaudi insieme ai loro studenti e che adesso mandiamo in onda. Rientriamo subito. Penso la conosciamo tutti perché la sensibilizzazione dei media anche in questo periodo c'è stata, cioè in TV, anche sui social si sente parlare sempre di cambiamento climatico, però non so quanto cioè, le istituzioni abbiano preso dei veri provvedimenti. Vorrei farvi capire che bisognerebbe evitare tutto quello che sta succedendo ora, tutto quello che stiamo facendo ora, rovinando il nostro pianeta. L'ambiente, devo dire che è un tema molto importante. Non siamo soltanto la generazione che perde tempo o che passa tutto il giorno sul telefono e sui social, ma che c'è delle questioni importanti come il cambiamento climatico, quindi il futuro non solo dell'ambiente ma anche della società, perché ovviamente è influenzata anche dall'ambiente. Ci sta a cuore ed è un tema che vogliamo affrontare, però noi da ragazzi diciamo possiamo farlo limitatamente. È tutto per il futuro dei vostri bambini.
l'uguaglianza è una radice unica che ha tanti rami. Allora, io definirei uguaglianza come un concetto che pone sullo stesso piano le persone indipendentemente da razza, origini, sesso, orientamento sessuale. E niente, sei nera, devi ritornare al posto dove sei arrivata, e non devi stare qua, il tuo posto non è tuo, e l'Italia è nostra. Ti paghiamo noi le bollette, queste cose così, e a me sinceramente di sentire queste cose, cioè mi vengono proprio mal di stomaco, capito? E secondo me bisognerebbe investire di più il garantire questo diritto, questo concetto, perché molto spesso anche all'interno della nostra società non viene garantito. Siamo tutti uguali alla fine. Sotto l'aspetto umano siamo tutti uguali, non importa paese, nazionalità e quant'altro, lingua, religione, non importa, perché ognuno ha la propria cultura e quant'altro, però ciò non toglie appunto questa diversità per quanto riguarda usi e costumi, però l'uguaglianza a livello umano secondo me ci deve sempre appunto essere in ambito lavorativo, sociale e così via. E sono come te, cioè non ho fatto niente, quindi perché trattarmi in questo modo? La libertà di espressione per me è molto importante, è un diritto che spetta a tutti quanti, secondo me. E vedo che molti dei miei coetanei, comunque sia gli studenti così, cercano di farsi sentire, ma nessuno fa qualcosa appunto al riguardo. Stiamo cercando di farci sentire in qualsiasi modo, però non vedo che cambia qualcosa. Le persone non esprimono proprio tutto quello che magari vorrebbero esprimere, o comunque nel modo in cui vorrebbero esprimerlo, perché magari vengono giudicati. Cioè ci stanno molte persone che giudicano subito, senza magari conoscere la persona con cui che sta parlando, comunque che devono ascoltare. E quindi si rinchiudono in se stessi invece di dire quello che pensano davvero. Secondo me i social network hanno aiutato molto. Però vedo che anche con diciamo i grandi influencer, quando qualcosa risulta diverso dall'opinione pubblica viene attaccato, deriso. Quindi diciamo i social da una parte aiutano, ma dall'altra secondo me limitano anche la libertà di pensiero, di opinione. Penso che i social network abbiano influenzato la libertà di pensiero e di parola, perché molte persone magari tramite uno schermo, tramite un cellulare o Instagram possono esprimere quello che per loro sia giusto e magari trasmettere pure un pensiero che possa far bene. Come ogni cosa hai pro e contro. Appunto, di come ho detto prima, di aiutare, cercare di ascoltare anche le persone più piccole, insomma. Troppo da fare, poverino. Grazie. Finito? A posto. Che figata. Bellissimo, bravissimi ragazzi. Avete toccato anche voi parole ambiente, eguaglianza, libertà di pensiero, diritto di parola. Tutti concetti che hanno ovviamente a che fare con libertà, che è un po' la madre, è la casa principale di tutto quello di cui stiamo parlando. A indagarla, a raccontarla, è un magistrato, Giacomo Ebner. Vi dico due parole anche qui,
e con anche diciamo con un tono piuttosto inconsueto, mettiamola così. Giacomo Ebner nasce a Roma di 5,50 kg dopo 10 mesi di gravidanza, non ha mai recuperato né il peso in eccesso né il mese di ritardo, sostiene. Voleva diventare medico, ha preferito fare l'ammalato. Da anni convive con il Parkinson e con fierezza sostiene di essere un magistrato che trema senza paura. È stato avvocato, poi magistrato, pretore e poi giudice del dibattimento in Sicilia come prima sede e quindi giudice del dibattimento e GIP-GUP a Roma. Ideatore della Notte Bianca della Legalità, ha aperto il Tribunale di Roma a circa 5.000 ragazzi. Il suo motto è: siamo tutti appesi ad un filo ed io sono anche sovrappeso. È autore di diversi libri, tra i quali l'ultimo, Corona Rebus, storie di Covid, codici e uomini. Giacomo Ebner, libertà, eccoci. Buongiorno a tutti, mi sentite? La sentiamo, buongiorno, ben arrivato allora, con noi. Buongiorno, grazie dell'invito, sono proprio onoratissimo perché è veramente un piacere stare con voi, ho ascoltato tutte le relazioni della relazione precedente, ma soprattutto il video dei ragazzi è stato splendido, ha fatto fare anche le risate finali. La risata finale con la battuta è una ficata. E, sono giudice, attualmente sono di nuovo tornato a fare il giudice civile in particolare. E sono stato giudice in Sicilia, ma non sono un giudice famoso come Falcone Borsellino, ma semplicemente sono ricordato in Sicilia semplicemente perché sono stato travolto da un camion di peperoni e sono rimasto illeso. Cioè un camion durante una curva si è rovesciato sulla mia macchina e io sono uscito dal tettuccio. E sono rimasto illeso e questa è la mia mirabolante avventura in Sicilia. Scherzo, ovviamente ho fatto tante cose e parlerò della parola libertà. La parola libertà, a parte che c'è un messaggio per Marco Ruotolo. Ci sei, Marco? Se n'è andato. Questo messaggio è per te. No, perché allora, dica ai ragazzi, quelli che possono, di prendersi anche la Costituzione accanto sul tavolo, mettersela sul tavolo, perché facciamo un po' un viaggio molto rapido, perché non voglio annoiarvi con la Costituzione in mano, va bene? Ci siete, l'avete presa? Allora, la Costituzione è veramente voleva essere aperta a tutti, perché ha un linguaggio modernissimo, perché è molto semplice. Molto, pensate che ha utilizzato solamente 1.356, ha utilizzato 9.000 parole. Di queste 9.000 parole utilizza solamente 1.357 vocaboli. Ogni frase ha in media di 20 parole. E l'uso delle singole parole è importante perché significa qualcosa, cioè è un uso appropriatissimo, è indicatissimo per ogni parola. Per esempio, siccome si veniva dalla guerra, l'uso della parola Italia viene usata solo due volte. Una sì, è l'articolo 1, però viene usata solo due volte. Anche la parola patria, che suonava molto di guerra, di unione in base a cose troppo auliche, troppo fanatiche, almeno all'epoca poteva suonare, viene usata solo due volte alla patria. Le parole più frequenti sono 179 volte la parola legge, 95 la parola repubblica, 55 la parola diritto, 36 la parola costituzione, 29 la parola cittadino, 18 volte la parola lavoro e al settimo posto ci siamo noi, la libertà, con 13 parole. 13 volte utilizzata. Quindi è più importante sicuramente di giustizia e onestà delle altre, della relazione precedente e della relazione successiva, è più importante la mia perché è più utilizzata la parola, capito ragazzi? Quindi più attenzione a questa lezione, a questa chiacchierata. E la libertà le troviamo, la libertà personale, articolo 13, se voi lo prendete dal volo, lo vediamo rapidamente, articolo 13, libertà personale, che può essere fisica e morale. Libertà fisica, che si intende qualsiasi tipo di costrizione che possa ostacolare movimenti e azioni. E libertà morale, qualunque tipo di coazione che possa minare l'autodeterminazione dei singoli e l'integrità della loro coscienza. Questa è la libertà che noi abbiamo come individui. Gli eventuali limiti alla libertà personale sono assistiti dal duplice ordine di garanzia. Cioè, tu puoi essere bloccato, la tua libertà individuale può essere bloccata solo dalla legge o dal giudice. O dalla legge, dal giudice che osserva la legge, ovviamente. Per esempio, se vieni fermato con della sostanza stupefacente in macchina, è chiaro che potrai essere perquisito, quindi la tua potrai essere costretta a fare qualcosa. È chiaro che se c'è una legge che lo prevede,
Sì, ma se tu vieni bloccato con la droga in macchina, puoi essere perquisito dalla polizia. Poi c'è la libertà di domicilio. Il domicilio non è altro che la proiezione territoriale della tutela della libertà del singolo. E anche qui viene garantita la libertà di stare nella propria casa, nel proprio domicilio, in tutti i luoghi dove uno vive e agisce, in piena libertà. E anche qui gli unici limiti possono essere la legge e il giudice. Possono essere anche motivi di sicurezza, oltre alla legge e il giudice. Però sostanzialmente se tu vieni trovato con la droga in macchina, io ti posso venire anche a controllare la casa, se c'è la droga in casa. Però te lo dico prima, cioè se tu sai che se vieni trovato con la droga in macchina, io ti vengo a controllare la casa. Quindi la libertà personale, la libertà di domicilio è assoluta, però può essere limitata dalla legge e dal giudice che può autorizzare a venire a trovare la droga in casa. In particolare si può entrare in casa direttamente senza rivolgersi al giudice, la polizia può entrare in casa per questioni di armi e di droga. Cioè se hai il sospetto che tu hai armi o droga, può comunque entrare in casa a controllare e poi chiedere l'autorizzazione al giudice successivo. Libertà e segretezza della corrispondenza. Tu puoi scrivere qualsiasi cosa e avere la segretezza. L'illusione pia che tutto sia segreto, lo sapete pure voi che non c'è. WhatsApp e tutte le varie altre derivazioni, poi in qualche modo si riescono sempre a entrarci. Però voi avete il diritto a che nessuno c'entri, salvo che la legge ve lo dica prima e che il giudice lo autorizzi. Per esempio, nelle chat famose che riguardano la magistratura, se avete sentito parlare in questi giorni di Palamara, cosiddette chat di Palamara, il magistrato che c'era le chat, che è stato messo dentro una spia per intercettare, sono uscite tante conversazioni che dovrebbero essere segrete, però in alcuni casi la legge prevede che possono essere utilizzate, quindi la segretezza viene meno davanti alla possibilità di utilizzarle. Libertà di circolazione, articolo 16, se andate a vedere, qui non riguarda tutti gli individui, qui riguarda solo i cittadini. I cittadini italiani possono circolare liberamente, l'unico blocco che possono avere è per esempio perché la legge lo preveda prima o che ci sia il giudice, questo ormai avete capito, tutte le libertà, voi ce l'avete, avete tutte le libertà piene, salvo che la legge lo preveda prima e ve lo dica prima cosa vi blocca e che il giudice autorizzi in qualche modo a bloccarvi questa libertà. In caso della libertà di circolazione ci sono proprio i casi di sanità e sicurezza, e lo sapete bene in questo periodo per il lockdown. Cioè se si decide per questioni di sicurezza e sanità e dopo le 10, dopo le 11 non si potete uscire di casa, la libertà di circolazione è limitata. Cioè voi avete il diritto di circolare come vi pare. Però se poi c'è per motivi di sicurezza e sanità viene stabilito che voi in quel periodo non potete circolare, ci si deve adattare. Questo dice la Costituzione. Libertà di riunione. Articolo 17, riguarda sempre tutti i cittadini, possono riunirsi dove gli pare, in luogo privato come gli pare veramente, in luogo aperto al pubblico, cioè nei posti dove si può accedere previo a certi adempimenti, devono dare avviso nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, devono dare avviso almeno 3 giorni prima. Questo per consentire all'autorità giudiziaria, all'autorità pubblica in generale, per motivi di sicurezza o di ordine pubblico, di poter mandare qualcuno a controllare o a approntare un sistema di sicurezza. Infatti anche qui la possibilità di riunirsi è limitata sia dalla legge, sia dal giudice, sia da motivi di sicurezza o incolumità pubblica. E anche qui l'avete visto in caso del Covid, perché gli assembramenti sono limitati. Quindi come avete visto, fino adesso ci sono tutte libertà, libertà di personale, libertà di domicilio, libertà di segretezza della corrispondenza, libertà di circolazione e soggiorno, libertà di riunione, tutte che però possono essere limitate prima dalla legge e poi dal giudice. In casi particolari, sono tutti casi eccezionali, ragazzi, perché la possibilità di libertà è ampia e riconosciuta a tutti. In caso eccezionale può essere limitata. Poi c'è la libertà di associazione. Tutte le associazioni sono consentite, salvo che quelle che hanno scopi politici militari e poi anche la riorganizzazione sotto qualunque forma del disciolto partito fascista. Questo perché la Costituzione veniva da un periodo post-fascista, è chiaro che la prima cosa che ha cercato di contrastare è stato questo. Libertà di religione. Tutte le possibilità di professare la propria religione è libera per tutti. L'unico limite che c'è qui è il buon costume. È chiaro che se tu fai una religione per cui buon costume è un concetto molto vago,
perché è chiaro che è buon costo, però è un concetto che dà il senso, cioè che bisogna essere contenuti e la sensibilità morale di questo periodo storico è come limite e cornice della libertà religiosa. Perché se tu fondi una religione, si spogliano tutti per strada e fanno un'orgia al semaforo di Piazza Venezia per quanto riguarda Roma, è chiaro che una religione che contrasta al buon costume non può essere quantomeno consentita dall'ordinamento. L'ultima libertà importante che è importante sottolineare è la libertà di manifestazione del pensiero. Noi abbiamo il diritto di dire quello che ci pare ed è ovviamente l'unico limite che abbiamo è il buon costume, anche qua. Per esempio, perché anche qui c'è il limite, per esempio la chat di questa trasmissione video YouTube, se voi siete andati all'inizio della trasmissione, c'è libertà di pensiero, tutti, però poi alla fine, a parte le scritte che facevano ridere, tipo forza Juve, forza cosa, parte viva, viva là, qui, viva là, di là, professoressa, promuovimi, insomma, c'era uno spasso la chat, alla fine il buon costume è arrivato in modo giusto o sbagliato, in realtà ha chiuso la chat, perché comunque c'è un limite sulla libertà di pensiero, tu ce la puoi avere, però sulla trasmissione che parla di Costituzione, tu mi dici viva la, e ci siamo capiti cosa è stato scritto per la maggior parte dei casi, è chiaro che interviene il buon costume e ti blocca la chat. Il buon costume non è una censura, il buon costume è il buonsenso comune riferito al pensiero che deve essere contenuto nel senso di avere delle regole proprie. Se non si dà delle regole proprie, gli piovono dall'alto. Il problema della libertà di manifestazione del pensiero si scontra spesso con la riservatezza e con tutte le aree per esempio il giornalismo, soprattutto per quanto riguarda la materia giornalistica, cioè la possibilità di raccontare le cose, si incontra con altri valori costituzionalmente altrettanto importanti, quello di non, la riservatezza personale. E qui ci sono degli accorgimenti giuridici per i quali tu puoi dare delle notizie su una persona solo a determinate condizioni. Qui non sto a approfondire. Allora, fin qui la parola libertà. Quindi avete capito che la libertà per noi è garantita per ogni cosa, salvo casi eccezionali, limitati dalla legge, dal giudice o da motivi di sicurezza, sanità e ordine pubblico. Però il concetto di libertà, nel bellissimo liberculo qua della Costituzione aperta a tutti, che vi invito a leggere, scritto da Marco Ruotolo e Marta Caredda, veramente un bel supporto, vi faccio i complimenti. Uniscono la parola libertà a quella di responsabilità. Io qui vorrei unire la parola, ed è giustissimo perché non esiste libertà, come abbiamo visto per la chat di questa trasmissione. Ma io vorrei unire la parola libertà, non esiste per me la parola libertà senza la parola dignità. Come dice l'articolo 36 della Costituzione, abbiamo diritto, 36 della Costituzione, andate a vedere. Sì, andate a vedere l'articolo 36 della Costituzione, dice: noi abbiamo diritto a un'esistenza libera e dignitosa. Che vuol dire? Io mi sono chiesto, che vuol dire esistenza libera e dignitosa? E semplicemente la libertà è la toppa dove si infila la chiave della dignità. Adesso vi spiego perché. Cioè la libertà è la toppa, è il buco della serratura, e la dignità è la chiave che si infila dentro il buco. Perché cos'è la dignità? Ci sono tante di definizioni di dignità. Io vi do quella giuridica, ovviamente, quella, cerco di darvi una semplificazione di quella giuridica, quella che si usa per l'ingiuria, per la diffamazione, per la tortura. La dignità è l'insieme dell'onore, o dignità morale, l'insieme dei valori che ci si attribuisce, che ognuno di noi si attribuisce, e del decoro. Dignità fisica, la somma dei beni materiali che riguardano il fisico, la socialità. Quindi la dignità di ognuno, non è altro che il valore di una persona, ciò che lo rende unico, insostituibile, a differenza della cosa che è un prezzo, che è sostituibile. La cosa ha un prezzo, è sostituibile. La dignità ci rende unici. L'insieme del nostro onore, di quello che sentiamo noi, e del decoro, di quello che appariamo all'esterno di positivo. Ed è ben condensato. Ed è la dignità, il valore dal garantire i diritti inviolabili della persona, però anche di esercitare, richiede l'adempimento dei doveri ed è ben condensato dall'articolo 2 della Costituzione. L'articolo 2 della Costituzione della Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili e richiede l'adempimento dei doveri. Questo
dall'insieme della garanzia dei diritti e dall'adempimento dei doveri, da queste due cose nasce la dignità di un uomo, che è il suo valore. Cioè, non basta essere invocare i propri diritti, bisogna anche adempiere i propri doveri. Dall'insieme di queste due cose nasce la tua dignità, nasce la vostra dignità e nasce il vostro valore. E il vostro valore si acquisisce facendo rispettare i vostri diritti, e quindi dovete lottare per i vostri diritti e non farvi mai mettere i piedi in testa a nessuno, però adempiendo anche i vostri doveri. Quindi ci vuole capacità, coraggio, responsabilità e consapevolezza. Consapevolezza del proprio valore. Con la consapevolezza del proprio valore, un minimo di consapevolezza, dovete essere consapevoli di quello che valete. Accresciuta facendo rispettare, quindi con coraggio, i nostri diritti da parte degli altri, e adempiere con responsabilità i nostri doveri. Perché la libertà è la toppa, la dignità è la chiave? Perché chi non ha dignità, cioè non ha consapevolezza del proprio valore, ritiene che la libertà è solo un tempo. È una cosa che accade, non l'allunghi e non l'accorci, vive tra i tempi. E lui vive tra i tempi e guarda la libertà come tempo di assenza di regole, l'ora di ricreazione. Chi pensa alla libertà senza la dignità utilizza la chat della Costituzione aperta a tutti per scrivere quello che cavolo gli pare, tutto quello che gli esce dalla testa, perché non ha valore di se stesso e pensa che la libertà sia un tempo dedicato al fatto di poter dire quello che gli pare. Chi ha dignità, invece, che ha consapevolezza del suo valore, che quindi ha lottato per far valere i propri diritti e adempiuto i propri doveri, riconosce la libertà come un luogo, non è un tempo, è un luogo che percorri, che dipende da noi, vive nei luoghi, guarda la libertà come consentita dalle regole. Libertà è un luogo dove tu puoi esercitare delle cose con le regole, e le regole servono proprio a far esercitare questa tua libertà, proprio tu che sei più debole. Cioè, le regole, paradossalmente, rispetto a quello che pensate voi, non servono per limitare, per bloccare, ma servono per aiutare le persone più deboli della società, che in questo caso sono i ragazzi, perché chi è forte, chi è ricco, chi è potente, non ha bisogno di regole, se le fa trovare da solo le regole. Voi invece avete bisogno delle regole, perché le regole vi aiutano nei rispetti di quelli forti, quelli potenti, vi permettono di fare le cose. Quindi è l'opposto di quello che si pensa. Perché chi è libero e pensa che sia solo un tempo è uno schiavo. E lo schiavo non vuole diventare libero, ma solo il capo degli schiavi. Così lo disse Gabriel Loeb, un giornalista cieco tedesco. E con questo ho chiuso. Grazie a tutti. Sono stato breve per recuperare il tempo impiegato di più da venerdì e dal Robinson Crusoe. Sì, grazie. È stato assolutamente. grazie, giudice Ebner. È stato efficacissimo e anche davvero contenuto nei tempi. Sono certa che i ragazzi abbiano apprezzato non soltanto la maniera in cui lei ha declinato questa parola, il numero anche di volte che è nominata all'interno della nostra Carta Costituzionale, ma anche il suo raffronto finale insieme alla parola dignità, perché sono chiaramente due concetti che insieme, diciamo, possono promuovere davvero l'individuo. E arriviamo adesso, salutandola, resta in linea con noi, ma intanto lo salutiamo il giudice Ebner. Passiamo invece adesso al nostro terzo, alla nostra terza e ultima lezione magistrale. Questa volta ci occuperemo di onestà, un tema centrale peraltro anche al dibattito politico di questo paese da oltre 30 anni, e sicuramente da quando voi andate a scuola lo avrete sentito moltissime volte e declinato anche qui nei momenti più diversi. E io passo la parola, introducendolo ovviamente, al professor Bernardo Giorgio Mattarella, che è professore ordinario di diritto amministrativo presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università Luis Guido Carli, è componente dei comitati di direzione scientifici di prestigiose riviste giuridiche, è autore di moltissime pubblicazioni, tra le quali il libro Le regole dell'onestà, etica, politica, amministrazione, per le edizioni del Mulino. Professore, se è in linea, la inviterei a cominciare. Eccomi, ben arrivato. Grazie molto.
Buongiorno a tutti, grazie dell'invito, anche a me fa molto piacere partecipare a questa iniziativa e saluto affettuosamente i colleghi, tutti presenti, ma in particolare i colleghi dell'Università Roma Tre e naturalmente tutti i ragazzi che ci ascoltano. Passiamo da una parola che, come è stato osservato fino a poco fa, è molto presente nella Costituzione, a una parola onestà che invece nella Costituzione non c'è. Non c'è la parola, ma naturalmente adesso vedremo che c'è in qualche modo il concetto, anzi c'è in vari modi il concetto. Ed effettivamente, come osservava lei, è da, non soltanto da quando i ragazzi che ci ascoltano vanno a scuola, ma da molto prima che tutti noi nascessimo, il tema dell'onestà è un tema al centro del dibattito politico, direi lo è sempre stato. Però in realtà è appunto nella Costituzione non c'è. In realtà quello che è più al centro del dibattito politico non è tanto l'onestà quanto il suo contrario, cioè la corruzione. Questa è un'altra ragione per cui ho apprezzato l'invito che mi è stato rivolto, perché mi è stato chiesto di concentrarmi sul polo positivo di questa dialettica, cioè sull'onestà e non su quello negativo, cioè la corruzione, anche se in realtà le norme, il dibattito politico, anche noi studiosi ci concentriamo sempre sulla patologia piuttosto che sulla fisiologia. Parliamo sempre di corruzione, parliamo poco di onestà. E invece mi sembra giusto anche parlare di onestà e di come l'onestà affiora nella Costituzione, pur essendo appunto una parola non contenuta nel testo della Costituzione. E per questo io farò riferimento adesso a qualche articolo della Costituzione, quindi inviterei i ragazzi, se ne hanno voglia, a procurarsi un testo della Costituzione. La Costituzione, come osservava all'inizio il professor Serges, è un testo molto ben scritto, facile da leggere, a differenza delle leggi alle quali siamo abituati, che vengono sfornate quotidianamente dal governo e dal Parlamento. La Costituzione si legge facilmente, si trova subito su Google o su tanti siti internet, e quindi adesso io farò anche riferimento a qualche articolo della Costituzione. La parola onestà in realtà è una parola appunto molto diffusa nel linguaggio comune, dove fa riferimento un po' come minimo al rispetto della legge, no? È onesto chi rispetta le leggi. Però probabilmente il termine onestà vuole indicare anche qualcosa in più, no? Ricordatevi di quello che diceva Seneca nel De Ira: essere buoni a norma di legge è un'innocenza striminzita, il dovere morale va molto al di là del dovere della legge, cioè si può rispettare la legge, ma il rispetto delle norme morali è qualcosa di più impegnativo. E vedremo che anche questo, in qualche modo, lo vediamo fra un momento, anche questo concetto di fare qualcosa di più di ciò che la legge impone affiora nella Costituzione. E probabilmente il termine onestà fa riferimento anche a un termine, a un concetto che è stato adesso evocato, il concetto di dignità. Essere onesti significa non soltanto comportarsi bene, ha qualcosa che ha a che fare non solo con come ci si comporta, ma anche come si è. E quindi l'onestà ha a che fare con il decoro, con la dignità personale, non soltanto ci si comporta onestamente, ma si può essere onesti nell'atteggiamento, nella vita di tutti i giorni. Perché la Costituzione deve occuparsi di onestà? Perché naturalmente la Costituzione ha a che fare con le norme, anzi contiene le norme fondamentali, le norme su cui poggiano in qualche modo tutte le altre norme o che stanno al vertice di tutte le altre norme, ma la Costituzione contiene anche importanti valori etici, se ne è parlato fino ad ora, e la Costituzione contiene una serie di principi. I principi sono un po' come delle super norme, sono delle norme molto generali ma molto ampie, che poi ispirano le norme un po' più di dettaglio e che devono orientare sia i comportamenti sia i modi di essere di determinati soggetti.
Quali sono chi è che deve essere onesto? Quali sono i soggetti a cui noi riferiamo l'onestà? E quindi quali sono i soggetti dei cui comportamenti la Costituzione si può preoccupare? Beh, un po' tutti i cittadini, tutti dobbiamo essere onesti, però quando noi parliamo di onestà, in realtà tutto il dibattito sull'onestà, sulla questione morale, sulla corruzione, riguarda non tutti i cittadini, ma soltanto o prevalentemente i lavoratori, cioè coloro che svolgono un'attività e in particolare coloro che operano nel settore pubblico e quindi i funzionari pubblici, quando la questione morale viene riferita soprattutto ai politici, ai burocrati, ai magistrati, a tutti i funzionari pubblici. Quindi adesso quello che io vorrei fare, qui esaminerò alcune norme della Costituzione, è stringere progressivamente il cerchio. Quindi vediamo prima come il concetto di onestà affiora con riferimento a tutti i cittadini, poi come affiora con riferimento in particolare ai lavoratori e poi in particolare come affiora con riferimento a coloro che lavorano nel settore pubblico, ai funzionari pubblici, e poi farò anche un'ulteriore distinzione fra le diverse categorie di funzionari pubblici. Primo, i cittadini, tutti dobbiamo essere onesti, naturalmente l'onestà, almeno in quel senso minimo di rispetto della legge, è qualcosa che ci si aspetta da tutti, perché la Costituzione vuole regolare la convivenza fra tutte le persone che vivono nel nostro paese, e quindi tutte le persone devono rispettare determinate regole. La Costituzione pone, lo abbiamo ascoltato fino ad ora, una serie di regole che servono non a limitare, come diceva il consigliere Ebner, non a limitare i nostri diritti, ma a consentire la fruizione dei nostri diritti, a consentirci di vivere meglio. E questo, ma questo dove è scritto che tutti dobbiamo rispettare le leggi? Beh, è scritto nella Costituzione. Guardate l'articolo 54 della Costituzione, il primo comma. L'articolo 54 ha due commi, cioè due capoversi. E il primo comma dice: tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. Quindi, come minimo, tutti i cittadini devono rispettare la legge. Poi c'è il secondo comma, su cui ritorniamo fra poco. Quindi, come dire, il livello minimo di onestà che ci si aspetta da tutti, che si richiede a tutti, è quello del rispetto della Costituzione e delle leggi. Naturalmente chi assume delle responsabilità deve essere onesto anche nello svolgimento del suo lavoro. E ricordatevi, e quindi stringiamo un po' il cerchio e concentriamoci su chi svolge un'attività lavorativa, sui doveri che graveranno su di voi, ragazzi, quando avrete un lavoro, quando svolgerete un'attività lavorativa, professionale, e tenete presente che la componente del lavoro, il valore del lavoro nella Costituzione è essenziale. La Costituzione dedica molti articoli al lavoro, al diritto al lavoro, alla tutela del lavoro e anche ai doveri dei lavoratori. Quali sono i doveri dei lavoratori? Questo in realtà la Costituzione lo presuppone, ma non lo dice, però quali sono i doveri dei lavoratori? Quelli di svolgere coscienziosamente, correttamente ciò che la società si aspetta da noi, ciò per cui veniamo pagati. Chi svolge un'attività lavorativa, sia che svolga un'attività di lavoro dipendente, io lavoro per un'azienda, sia che io svolga un'attività professionale, autonoma, io faccio l'avvocato, sia che io faccia l'imprenditore, comunque assumo una responsabilità nei confronti di terzi, e questa responsabilità l'impegno che assumo lo devo svolgere correttamente.
Dove le troviamo le regole che danno corpo all'onestà del lavoratore? Beh, soprattutto in altre leggi, soprattutto nel codice civile, per esempio. Il codice civile dice che tutti i lavoratori dipendenti in particolare, hanno due doveri fondamentali: l'obbligo di lealtà nei confronti del loro datore di lavoro e l'obbligo di diligenza, cioè di fare bene il proprio lavoro. E a questo tema si collega il tema del conflitto di interessi. Qualunque lavoratore può trovarsi in conflitto di interessi. Io avvocato non posso difendere contemporaneamente le due parti in un processo perché sarei in conflitto di interessi. Un lavoratore dipendente non può avere un interesse confliggente con quello della sua azienda, o se ce lo ha lo deve rendere trasparente e gestire in modo ragionevole. Però questo riguarda in generale tutti i lavoratori. Adesso invece concentriamoci su chi lavora nel settore pubblico, sui funzionari pubblici, che sono i funzionari pubblici, sono quelli a cui normalmente noi riferiamo il problema della corruzione, il problema dell'onestà. I lavoratori pubblici sono quelli che esercitano il potere e nella Costituzione buona parte della Costituzione, uno dei compiti fondamentali della Costituzione è distribuire il potere e regolare l'esercizio del potere e quindi stabilire le forme corrette di esercizio dei poteri. E dove c'è il potere c'è un grave problema di onestà. Qui c'è una famosa frase di un studioso che si chiamava Lord Acton, che dice che quando c'è una concentrazione di poteri in poche mani, molto, molto frequentemente, troppo frequentemente, i criminali assumono il potere. Tutto il potere corrompe, il potere assoluto corrompe in modo assoluto. E quindi la Costituzione si pone soprattutto il problema di assicurare l'onestà dei funzionari pubblici, di coloro che si pongono, che devono esercitare il potere, che hanno inevitabilmente una situazione di potere. Che cosa dice la Costituzione? Rimaniamo sull'articolo 54 e vediamo adesso il secondo comma, che in contrapposizione con il primo che si riferiva a tutti i cittadini, il secondo comma invece si riferisce ai funzionari pubblici. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina e onore. Chi sono i cittadini a cui sono affidate funzioni pubbliche? Tutti quelli che hanno un ruolo nel settore pubblico, i politici innanzitutto, ma anche i magistrati, ma anche i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, gli impiegati dei ministeri, dei comuni, i professori delle scuole, delle università, i medici delle aziende ospedaliere. Tutti costoro sono cittadini a cui sono affidate funzioni pubbliche, che evidentemente non devono soltanto rispettare la legge, ecco il qualcosa di più di cui parlavamo prima, non devono soltanto rispettare la legge come tutti i cittadini, hanno il dovere di adempierle con disciplina e onore, che sono parole che forse un po' fuori moda, diciamo, che riecheggiano un poco è quasi un linguaggio militaresco, e non è un caso perché molti concetti del diritto derivano dagli ordinamenti militari. Però sono le parole della Costituzione che si avvicinano di più a quel concetto di onestà come onestà morale, come andare al di là del semplice rispetto della legge. I pubblici funzionari non devono soltanto rispettare la legge, devono fare qualcosa di più. Questo qualcosa di più la Costituzione non lo dice, ma pone questo principio fondamentale. Ecco, vi dicevo prima l'importanza dei principi. Questo è un principio molto generale che poi verrà declinato, dettagliato, esplicitato da tante norme di legge, da quelli che sono da quei particolari atti che si chiamano codici di comportamento. Esiste un codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione, esistono codici etici per i magistrati, per i parlamentari e così via. I dettagli su come ci si comporta stanno lì. Nella Costituzione c'è questo principio fondamentale che dice che appunto bisogna fare qualcosa di più che essere onesti a norma di legge.
Per completare questo discorso potete consultare anche l'articolo 28 della Costituzione, che afferma un altro principio importante, quello della correlazione fra potere e responsabilità. Chi esercita un potere deve rispondere di come lo esercita, di ciò che fa. E quindi c'è questo principio che è molto importante nella Costituzione, per cui l'articolo 28 dice: i funzionari, i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici, che più o meno sono le stesse persone di cui parla l'articolo 54 quando dice i cittadini a cui sono affidate funzioni pubbliche. E quindi sia i politici, sia i magistrati, sia i pubblici dipendenti, tutti sono responsabili, secondo le leggi civili, penali e amministrative, degli atti che compiono. E questa è una norma importante perché prima della Costituzione spesso il principio era quello contrario, cioè quello della irresponsabilità, e invece la Costituzione vuole che chi esercita il potere sia responsabile di come lo esercita. Ecco, questo in termini un po' generali, però i funzionari pubblici sono tanti e sono molto diversi. Ecco, quanti sono i cittadini a cui sono affidate funzioni pubbliche e di cui quindi ci si aspetta un comportamento onesto? I cittadini, è difficile contarli, ma diciamo sono alcuni milioni. Solo i dipendenti pubblici, cioè le persone che lavorano, che hanno un rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione, sono più di 3 milioni. Poi ci sono tutti i politici, anche loro sono tanti, pensate ai consigli comunali di 8.000 comuni, oltre che ai ministri, parlamentari, eccetera. Tante persone sono, pensate ai 10.000 magistrati, più i magistrati amministrativi, insomma ci sono tante persone per le quali si pone il problema dell'onestà. E allora la Costituzione contiene anche qualche previsione specifica per le diverse categorie di funzionari pubblici. La Costituzione esalta soprattutto alcune esigenze piuttosto che altre per quando deve specificare che cosa vuol dire comportarsi correttamente con riferimento alle diverse categorie di funzionari pubblici. Allora abbiamo nella Costituzione, anche adesso menzionerò rapidamente qualche articolo della Costituzione, qualche articolo della Costituzione che per esempio si preoccupa soltanto dei politici, di come devono comportarsi i politici. Quindi abbiamo per esempio agli articoli 65 e seguenti qualche previsione relativa ai parlamentari, ai deputati e ai senatori. La Costituzione per esempio istituisce i meccanismi della ineleggibilità e dell'incompatibilità parlamentari. Anche queste sono cose di cui negli anni scorsi si è cimentato il dibattito politico. Perché qualcuno non può essere eletto al Parlamento, o se viene eletto non può fare determinate cose? Perché queste cose possono pregiudicare la sua capacità di svolgere bene la funzione parlamentare o possono generare conflitti di interessi. E se io vengo eletto al Parlamento bisogna essere sicuri che io faccia soltanto l'interesse pubblico e la mia condotta non sia inquinata da interessi privati. Oppure un'altra cosa su cui qualche anno fa c'è stato un acceso dibattito, l'articolo 67 che prevede il divieto di mandato imperativo, cioè la regola per cui i parlamentari sono liberi di formare le proprie opinioni senza essere vincolati, senza avere un vincolo di mandato. Questo per quanto riguarda i parlamentari, però poi troviamo anche norme relative ai politici regionali, per esempio l'articolo 122. La Costituzione contiene norme su come devono comportarsi i politici, e questo non vuol dire essere semplicemente rispettare la legge, significa anche comportarsi in modo corretto al di là di quello che la legge prescrive. Seconda categoria di funzionari pubblici, i magistrati. Per i magistrati qual è l'esigenza più importante? Quella di indipendenza. È la cosa di cui la Costituzione, come dire, i magistrati non soltanto devono essere imparziali nel caso concreto, non soltanto devono
applicare correttamente la legge, che risolvendo le controversie, che è il loro mestiere, ma devono soprattutto preoccuparsi di essere immuni da ogni indebito condizionamento, cioè devono mantenere se stessi in una posizione di indipendenza, appunto. E questa è una cosa che la Costituzione ripete più volte. Articolo 101, i giudici sono soggetti soltanto alla legge. Articolo 104, la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. Articolo 107, i magistrati sono inamovibili. Tutto questo la Costituzione lo predispone, la Costituzione con queste norme si sforza di predisporre le condizioni per un corretto, onesto svolgimento della funzione giurisdizionale, cioè della funzione di applicazione del diritto. E poi ci sono i dipendenti pubblici, tutti gli altri, tutti quelli che non hanno cariche politiche, non sono magistrati, ma tutti gli impiegati dei ministeri, gli impiegati dei comuni, delle regioni, delle università, degli ospedali, gli insegnanti, per tutti costoro di che cosa si preoccupa la Costituzione? Si preoccupa soprattutto non tanto dell'indipendenza, che è quella che è una situazione, un'estrema situazione come dire, di distacco che è richiesta soltanto ai magistrati. Per gli altri dipendenti pubblici, la Costituzione si preoccupa del valore della imparzialità. E questo lo troviamo soprattutto nell'articolo 97 e nell'articolo 98. L'articolo 97 enuncia un altro principio. Il principio, anzi, ne enuncia più di uno, ma quello che a noi qui interessa è il principio di imparzialità. I pubblici uffici sono organizzati in modo da assicurare, fra l'altro, l'imparzialità dell'amministrazione. L'amministrazione deve essere imparziale, non deve fare favoritismi. Quando è che si possono fare favoritismi? Per esempio, in un concorso pubblico, non bisogna favorire un candidato rispetto a un altro. In una gara pubblica, quando l'amministrazione deve comprare qualcosa, per esempio deve comprare siringhe per vaccinare le persone, o deve comprare camici o mascherine, quando fa questi acquisti l'amministrazione deve fare una gara, e la gara serve a evitare indebite disparità di trattamento. E leggete il primo comma dell'articolo 98, i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della nazione, cioè non devono essere al servizio dell'una o dell'altra parte politica, dell'uno o dell'altro interesse privato, devono essere al servizio esclusivo della nazione. E quando la Costituzione usa la parola nazione, intende dire tutti i cittadini, i pubblici impiegati sono al servizio di tutti e non solo di qualcuno. Bene, questi sono i principi contenuti nella Costituzione. Se adesso ci distacchiamo, e mi avvio verso la conclusione di questo mio discorso, se ci distacchiamo un momento dal testo della Costituzione, perché la Costituzione contiene queste enunciazioni generali, questi principi, il compito della Costituzione è di fare le scelte fondamentali ed enunciare alcuni principi. Ecco, come vedete, la Costituzione non è soltanto un documento che regola, come dire, la meccanica delle istituzioni, non si preoccupa soltanto di regolare come sono fatti il governo, il Parlamento, la magistratura, eccetera, si preoccupa anche di dare contenuto alla condotta dei pubblici funzionari, si preoccupa della correttezza dei comportamenti dei pubblici funzionari. Però in dettaglio la Costituzione non può andare, e allora chi definisce in dettaglio i comportamenti onesti dei pubblici funzionari? Lo definisco, questo lavoro lo fanno le singole leggi, i regolamenti e quei testi di cui parlavo prima, che sono i codici di comportamento. Probabilmente mi è capitato di vederne qualcuno. I codici di comportamento, che a volte si chiamano codici etici, codici di condotta e così via, sono diffusi anche nelle imprese private, per esempio. Tante imprese private hanno il proprio codice etico, cioè al di là del rispetto della legge, al di là del requisito della lealtà e della diligenza, il codice etico dice come una società, per esempio, si impegna a comportarsi, prende un impegno per conto dei propri lavoratori,
e definisce cosa la società si aspetta dai propri dipendenti. Ecco, questo vale anche nel settore pubblico. Ormai da quasi 30 anni, anche in Italia, anche prima esistevano in altri paesi, esistono testi di questo genere per il settore pubblico. Esiste un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e poi ci sono tanti altri, è un testo molto generale, e poi ci sono tanti altri codici di comportamento, ogni comune ha il suo, ogni ministero ha il suo, le magistrature hanno i propri codici di comportamento e così via. Come si fa? Che cosa fanno questi testi? Come fanno ad assicurare l'onestà, la correttezza dei comportamenti? Beh, agiscono su diversi fronti e agiscono sulle diverse fasi del rapporto che lega il pubblico funzionario all'istituzione. Pensate al rapporto che lega un parlamentare o un ministro allo Stato. Un rapporto che lega un sindaco o un consigliere comunale al comune, il rapporto che lega un professore al Ministero dell'Istruzione. Questo rapporto si svolge in diverse fasi. C'è una fase anteriore alla costituzione del rapporto, anche quella è importante, perché il modo in cui io mi sono comportato fino ad ora incide sulla mia facoltà di accedere ad una certa carica. Se io sono stato condannato per un certo reato, e allora forse è bene che io non acceda ad una certa carica. Per fare un esempio banale, se io sono stato condannato per pedofilia, forse è bene che io non lavori in una scuola elementare. Se io sono stato condannato per peculato, forse è bene che io non gestisca risorse pubbliche. Quindi conta quello che succede prima. E conta anche quello che succede, conta naturalmente quello che succede durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, e conta anche quello che succede dopo la conclusione del rapporto fra il funzionario pubblico e la sua istituzione. Durante lo svolgimento del rapporto ci sono tante regole, regole che servono sia ad assicurare che il funzionario pubblico si impegni adeguatamente, sia efficiente. E quindi, per esempio, perché i dipendenti pubblici normalmente devono essere a tempo pieno, non devono avere un secondo lavoro? Beh, perché il secondo lavoro probabilmente impedirebbe loro di impegnarsi adeguatamente nel primo. Poi ci sono regole che vogliono appunto applicare quel principio di imparzialità che abbiamo visto nell'articolo 97 della Costituzione. Quindi, per esempio, i dipendenti pubblici sono soggetti a regole relative, per esempio, ai conflitti di interessi o ai regali che possono accettare. Ecco, io dico sempre ai miei studenti, agli studenti che si laureano con me, non fatemi regali per quando vi laureate, perché il codice di comportamento mi vieta di accettare regali. Ovviamente, se i regali sono i confetti, quelli si possono accettare, regali costosi non si possono accettare. Perché? Perché questo potrebbe porre in discussione l'imparzialità del pubblico funzionario. Ci sono anche una serie di altre regole che riguardano, per esempio, la gestione delle informazioni di cui il pubblico funzionario sia in possesso. Ci sono norme che impongono forme di trasparenza amministrativa, ma c'è anche un obbligo di segreto d'ufficio sulle informazioni di cui il pubblico funzionario sia in possesso. E poi queste regole si occupano anche di assicurare la correttezza dei comportamenti dopo la conclusione del rapporto, del mandato politico, del rapporto di lavoro e così via. Perché? Perché il conflitto di interesse può essere anche a scoppio ritardato. Se io, dopo aver lavorato in un certo ufficio, vado a lavorare in un'impresa che aveva rapporti, che ha rapporti, per esempio fornitrice di quell'ufficio, allora c'è il rischio che io abbia indebitamente favorito quell'impresa allo scopo di farmi assumere, e allora spesso, è vietato passare direttamente dal settore pubblico a un'impresa, a un datore di lavoro che abbia rapporti con quell'istituzione. Ecco, per concludere, vi ho parlato di regole, però
tutte regole che servono ad assicurare l'onestà dei comportamenti dei pubblici funzionari, anche se sono partito parlando un po' più in generale dei cittadini e dei lavoratori. La cosa che vorrei dirvi per concludere è che le regole devono essere giuste, ma devono essere anche comprensibili e non devono essere troppe. Ecco, questo purtroppo è il problema della nostra legislazione. Essere onesti nel nostro ordinamento è difficile perché ci sono spesso tante leggi, spesso complesse, spesso contraddittorie fra di loro, che spesso non si capiscono. E in questa situazione, ecco, essere amministratori pubblici purtroppo è difficile anche per chi abbia le migliori intenzioni. Capita continuamente che amministratori pubblici incorrano in responsabilità per avere violato inconsapevolmente qualche norma, perché non sono riusciti a orientarsi fra tutte le tante norme che regolano la loro azione. E quindi in realtà, e questa è la mia conclusione, bisogna fare attenzione non solo alla correttezza, come dire, dei comportamenti, ma anche alla correttezza nella definizione delle norme, che devono essere chiare, che devono essere comprensibili e devono anche essere continuamente ricordate. Ecco, da questo punto di vista si può prendere esempio dall'insegnamento di chi da un paio di millenni si occupa di regolare i comportamenti delle persone, cioè la Chiesa Cattolica. La Chiesa Cattolica ha una grande esperienza di codificazione delle leggi, delle regole. Pensate alle regole monastiche, ai codici dei monasteri, alla regola di San Francesco e così via. E poiché è noto che anche il contesto influisce molto sui comportamenti delle singole persone, è importante di tanto in tanto che le regole siano ricordate. Ecco, nei monasteri medievali la regola veniva letta tutti i giorni. La regola significa una serie di regole di comportamento. E quindi anche iniziative come queste probabilmente aiutano tutti noi a essere più onesti. Grazie dell'attenzione. Grazie professor Bernardo Giorgio Mattarella per questa lezione magistrale e per aver indagato la voce onestà e aver anche chiarito che la Costituzione non definisce soltanto la meccanica delle istituzioni, ma dà contenuto anche alla condotta dei pubblici funzionari. Andiamo verso la fine di questo nostro appuntamento. Oggi abbiamo ragionato sui termini appunto onestà, libertà, giustizia. Attraverso queste lenti possiamo dire che abbiamo approfondito la nostra Costituzione e allargato lo sguardo sul mondo del diritto e della giurisprudenza. I maestri che vi hanno accompagnato fin qui in questo viaggio, certo non erano lezioni semplici, ma voi non siete neanche ragazzi alle prime armi, siete studenti che frequentano il penultimo e l'ultimo anno di scuola, quindi cominciate a essere dei ragazzi grandi, dei prossimi cittadini pieni nella nostra società. E qualcuno di voi, peraltro, quindi speriamo che questi maestri vi abbiano ispirati, speriamo che qualcuno di voi abbia trovato conferma magari al prossimo percorso di studi all'università. E io spero anche di però che queste lezioni abbiano sollecitato in voi, in tutti voi, un vero interesse verso il mondo del diritto. Se non si conosce, come dicevamo già al principio in apertura di questa giornata, il diritto, non solo diventa difficile esercitare in pieno il proprio ruolo di cittadino, ma diventa anche difficile poter un domani difendere un sopruso, oppure difendere un concetto, contrastare un'ingiustizia. Quindi questo è importante. Prima di ripassare per la conclusione al professor Ruotolo la parola, però volevo dire questo: noi avevamo immaginato di un ciclo di domande, diciamo un breve momento di domande da parte vostra, che purtroppo un po' per i tempi lunghi, un po' perché, come aveva segnalato anche il professor Ebner, il magistrato Ebner, era diciamo la chat è stata chiusa perché ci stavano anche commenti che non erano congrui,
diciamo, al momento e, alla, e a quello che stavamo facendo, e, però questo non significa, primo, che in tutte le prossime lezioni sarà possibile un momento diciamo, di domande, secondo, che adesso vi manderanno anche una mail in sovraimpressione, è possibile, qualora abbiate dei dubbi o delle domande da fare, poterle girare e più avanti poter ottenere una risposta. Ve la rileggo anch'io, marta.caredda@uniroma3.it per inviare le vostre domande. Nel frattempo però passo prima per un bilancio un po' di questa prima giornata e fare il punto su queste prime tre lezioni magistrali e sul, su questo progetto magnifico, la parola al professor Ruotolo, che è in collegamento, lo vedo qui davanti a me. Prego. Grazie, grazie davvero. Penso che queste tre lezioni abbiano illuminato il percorso che vogliamo portare avanti in quest'anno insieme agli studenti. C'è un po' di dispiacere nel fatto, ora non vorrei enfatizzare, del uso inappropriato della chat, e molto bene ha fatto il consigliere Ebner a richiamare la connessione tra libertà e responsabilità. Sono certo che questo non accadrà nel prossimo futuro, tra l'altro anche in ragione del fatto che le singole lezioni prossime saranno tenute da un unico relatore, quindi anche la gestione dei tempi e della chat sarà più semplice. Però questo vuole essere un invito alla responsabilità da parte degli studenti, ai quali teniamo in modo particolare, per i quali è stato detto all'inizio questo progetto è pensato, cioè davvero lo studente è al centro di questo percorso, e mi sembra un peccato non sfruttare anche l'occasione di poter interagire, interloquire con personalità così rilevanti come sono quelle che oggi hanno preso la parola qui. Vorrei sottolineare un aspetto che secondo me di nuovo illumina la giornata di oggi. Abbiamo parlato di giustizia, di libertà e di onestà, e è stata sottolineata praticamente da tutti i relatori la connessione tra queste parole chiave, questi concetti, con il grande concetto di dignità. Può apparire strano, ma finora non abbiamo pensato di dare una relazione sulla parola chiave dignità, perché in realtà la nostra prospettiva è di accumulare altre parole e concetti chiave per arrivare alla dignità, perché la dignità e insieme alla dignità il libero sviluppo della personalità non solo collegano i tre concetti chiave di giustizia, libertà e onestà, ma illuminano la trama costituzionale, ci permettono di comprendere quanto sia forte, ad esempio, anche questo è emerso oggi, la connessione tra diritti e doveri, l'adempimento dei doveri, come l'esercizio dei diritti caratterizza il processo di formazione dell'identità di ciascuno di noi. Il tutto in funzione del libero sviluppo della personalità. Qui mi preme ricordare agli studenti come la nostra Carta Costituzionale, nel parlarci del principio di eguaglianza, non a caso non si accontenti di affermare che siamo tutti uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, razza, lingua, eccetera, eccetera, ma ci imponga alla Repubblica di rimuovere gli ostacoli di fatto che pregiudicano la libertà e l'eguaglianza. Ecco, la rimozione degli ostacoli, il principio della giustizia sociale, non a caso di nuovo è declinato in funzione del libero sviluppo della personalità di ciascuno. Ho voluto fare questo riferimento anche per una ragione storica. Dopodomani ricorre il cosiddetto giorno della memoria e ricorderemo, ricordare significa riportare al cuore, quella è la radice della parola ricordare, quello che è stato il male assoluto, quella che è stata proprio la negazione della dignità della persona. E questo nostro corso, il nostro impegno è anche rivolto a fare sì che sia messa al bando l'indifferenza che ciascuno di noi, che soprattutto appunto voi giovani, conoscendo anche la storia, abbiate la capacità di interpretare e di leggere adeguatamente il presente. Molto prima dei tragici eventi di Auschwitz, Cesare Beccaria aveva detto e aveva scritto che quando l'uomo cessa di essere persona e diventa cosa, non ha più senso parlare né di libertà né di dignità. Ecco, questo ricordiamocelo, ricordiamoci il fatto che la dignità e la libertà sono concetti che vanno conosciuti e difesi. Mi è capitato di recente di citare una frase di Bernanos che riguarda proprio il tema della libertà e della dignità. Bernanos scriveva che la peggiore minaccia per la libertà
non sta nel lasciarsela togliere, perché chi se l'è lasciata togliere può sempre riconquistarla, ma nel disimparare ad amarla o nel non capirla più. Ecco, amiamo e capiamo la libertà, perché è fondamentale amare e capire la libertà per acquisire quella che è stata detta all'inizio, essere una consapevole cultura costituzionale. Dico di più, persino per avere una reale percezione del concetto di democrazia. La democrazia non è soltanto l'elezione di chi ci rappresenta. La democrazia appunto si svolge, si attua e si realizza attraverso l'esercizio dei diritti, attraverso l'adempimento dei doveri. Io ricordo che iniziai questo percorso della Costituzione aperta a tutti nel primo incontro con gli studenti a Roma 3, ricordando un noto passo di Piero Calamandrei, un bellissimo discorso sulla scuola che io invito sempre a leggere e a rileggere, e questo invito lo rivolgo non solo agli studenti, ma direi ancora prima, molti di loro l'hanno letto, ma fa sempre bene rileggere le cose belle, un invito che rivolgo spesso ai docenti del liceo. Tra le tante cose, Calamandrei scriveva che la scuola è organo centrale e vitale della democrazia. Io di questo appunto sono profondamente convinto, che la maturazione del pensiero critico, la formazione dell'identità, la consapevolezza del significato della dignità e della libertà, questo imparare ad amare, a capire la libertà, si acquisisca in quegli anni. Quindi il ruolo dei docenti della scuola è un ruolo fondamentale, e l'università vuole porsi con queste iniziative, con tante altre iniziative, al fianco della scuola, proprio per contribuire a questo esercizio di un ruolo fondamentale che Calamandrei appunto definiva essere la scuola, organo centrale e vitale della democrazia. Devo dire che le lezioni di oggi ci restituiscono anche il senso e l'importanza di questa affermazione, quindi desidero rivolgere un ringraziamento a tutti, ed un particolare ringraziamento ovviamente a Giorgio Costantino, a Giacomo Ebner e a Bernardo Giorgio Mattarella per l'impegno, il contributo che oggi ci hanno dato, per aver aderito al nostro invito. Lo hanno fatto subito, con entusiasmo e con piena condivisione di quello che è il nostro progetto. Io ridò la parola alla dottoressa Arezzo, anche per capire se ci sono arrivate domande tramite mail o come vogliamo gestire questa conclusione di questa bellissima prima giornata dedicata al corso La Costituzione aperta a tutti. Grazie ancora. Grazie a lei, professor Ruotolo, prorettore dell'Università Roma 3. E io, dunque, per quanto riguarda le domande, penso che le spostiamo a un momento successivo, cioè oggi non c'è modo di poterle vedere direttamente online, poterle girare ai nostri relatori e poterne avere una risposta in diretta. Si allungherebbero davvero troppo i tempi, però sarà possibile, qualora degli studenti o delle scuole volessero approfondire o chiedere qualcosa in più, inviare questa mail e più avanti avere risposta. Nelle prossime lezioni invece, diciamo, il problema, come già ben chiarito, sarà diciamo curato fin dal principio in modo diverso. Quindi adesso ci avviamo alla definitiva, diciamo, conclusione di questa mattinata. Come vi abbiamo indicato anche qui all'inizio di questa giornata, potrete riguardare queste lezioni online sul canale e più avanti anche trovarle, ma più avanti intendo alla fine del ciclo di tutte le 11 lezioni che sono previste all'interno di questo grande progetto, probabilmente, come suggeriva la dottoressa Caredda, trovarle anche in un libro apposito che sarà però disponibile probabilmente non prima di settembre. Ciò detto, già adesso, se andate sul link di roma3press.uniroma3.it, è possibile scaricare in PDF il libro che riguarda le lezioni, è stato fatto prima riferimento, quindi tutte le altre parole che fino a qui negli anni passati sono state indagate. E a questo punto io vi ringrazio per averci seguito, ringrazio e saluto i nostri relatori, il professor Costantino
il consigliere Ebner e il professor Mattarella. Ringrazio l'Università Roma III e il Dipartimento di Giurisprudenza, ringrazio il rettore, il prorettore e i professori. Non stiamo a ricordare tutti quanti i nomi che abbiamo imparato a conoscere in questa bella mattinata. Ringraziamo l'Istituto Luigi Einaudi, ringraziamo il Ministero dell'Istruzione per il suo sostegno, lo European Institute for Innovation and Sustainability che ci ospita, e in particolar modo però ringraziamo tutte le studentesse e gli studenti che hanno partecipato, i docenti e le scuole collegate. È stato per noi un vero privilegio stare insieme a voi e guidarvi in questa mattinata. Al prossimo appuntamento dunque, che sarà l'8 di febbraio per il tema ambiente, e a presto. Arrivederci.